Allora, io faccio in questo momento coordino la CUP Sanità di Torino. Mi chiamo Alessandro Zanetti. Ma io volevo tornare al tema della piattaforma, nel senso che mi sembra un'ottima piattaforma quella che è stata proposta, elaborata e proposta alla discussione di oggi. Qualcuno ha evidenziato il potenziale mobilitante della, diciamo così, del concetto che la salute è uguale per tutti, è un diritto di tutti, e come questo possa in qualche modo costituire la premessa per una, alleanza tra cittadinanza, gruppi organizzati di utenti e cittadini e lavoratrici e lavoratori. Dentro questa alleanza penso che dobbiamo porci il problema di come costruire la massa critica che, a mio avviso, è quella che dovrebbe derivare dalla centralità delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità pubblica e privatizzata, esternalizzata, avendo la consapevolezza del fatto che in questo momento le lavoratrici e i lavoratori, un po' in generale, ma nel settore della sanità in particolare, sono schiacciati tra un sindacalismo e una consapevolezza prevalentemente clientelare, quella del settore pubblico, in cui la funzione della stragrande maggioranza delle organizzazioni sindacali è semplicemente quella di garantire favori, no? O piccole tutele individuali, mentre nel settore privato viviamo prevalentemente una condizione di paura, no? Di repressione e chi lavora come sindacato all'interno dei posti di lavoro ha ben presente la quantità di contestazioni disciplinari, ritorsioni, pressioni che le lavoratrici e i lavoratori subiscono. Allora io penso che noi dobbiamo però mettere al centro la possibilità, il tentativo di far ripartire lavoratrici e lavoratori nella lotta per i loro diritti. Lotta che in qualche modo è, come dire, posta in secondo piano dalla sfiducia, posta in secondo piano dal fatto che non si sentono e vivono un trentennio di mancate tutele dal punto di vista dei loro diritti all'interno dei posti di lavoro. I 17 contratti, minimo 17, in realtà sono 23, contratti nazionali che in questo momento attraversano il settore socio-sanitario e assistenziale sono uno degli elementi, come dire, palpabili, no? Un elemento sentinella del fatto che le lavoratrici e i lavoratori non hanno una piena tutela, no? E non hanno avuto in questi 30 anni una piena tutela all'interno del processo di esternalizzazione e privatizzazione che ha attraversato la sanità, e questo è un processo che deriva anche da prima della riforma del titolo quinto della Costituzione, deriva dagli anni 80-90, quando le cooperative sono state usate come foglia di fico per far entrare il concetto che si dovesse privatizzare, che il privato era meglio del pubblico e che comunque sono state usate per dire: ma non vi preoccupate, perché tanto lo diamo al no profit, no? Ma in realtà il no profit ha solo aperto la strada, poi è stato ben chiaro. Allora io penso che dopo i primi punti della piattaforma, che condivido pienamente, io darei più risalto e sposterei il punto 10,
quello relativo al contratto unico, lo sposterei al punto 6, perché deve essere una delle prime questioni, deve avere rilevanza il fatto che la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori con un contratto unico che riporti i diritti di chi è stato esternalizzato allo stesso livello di chi ancora lavora nel settore pubblico, no? Deve avere più risalto, deve essere un elemento con cui noi andiamo dalle lavoratrici e ai lavoratori e diciamo noi ci impegniamo su questo, no? Aggiungerei al fondo di quel punto lì le parole dopo sanità pubblica e privata, in modo tale che sia chiaro che noi vogliamo un contratto unico per tutti, lo stesso per tutti. Raccogliendo anche la spinta, che è una speranza agognata da tante lavoratrici e lavoratori, di poter passare dal privato al pubblico delle condizioni, no? Abbandonando quelle condizioni di super sfruttamento di cui non ho il tempo di approfondire in questo momento. Dopo questo eventuale punto 6, io aggiungerei anche un punto 7, che più o meno suoni in questo modo. Definizione dei livelli standard di personale per tipologia di servizi e numero di utenti. Perché in questo momento qualsiasi servizio sia privatizzato, ma poi veniamo anche a quello pubblico, ha uno standard di personale che è assolutamente fantasioso. Oggi ci sono nelle strutture sociosanitarie e sanitarie privatizzate rapporti numerici tra numero di utenti e unità di personale che sono assolutamente incongrui. Un infermiere presente di notte per 180 pazienti in una casa di riposo. Non me lo sto inventando, no? Alle volte non ci sono neanche gli infermieri, perché le aziende si possono permettere di fare quel cazzo che vogliono e farsi le regole in casa, no? Non solo le piccole aziende o le cooperative, ma anche aziende grandi, importanti, multinazionali, Colisée, Orpea, Geron, tutta una serie di altri, Anni Azzurri, Sereni Orizzonti. Allora, definire che ci deve essere uno standard definito per legge che sia sanzionabile, no? Questo è uno dei punti per cercare di mettere argine non solo alle condizioni pessime dei lavoratori, ma alla convenienza della esternalizzazione e della privatizzazione. Se io azienda privata posso permettermi di ottenere dei, come si direbbe oggi, degli extra profitti, no? Con il fatto di non applicare un contratto sensato, non applicare lo stesso il contratto unico, il contratto della sanità pubblica, e ridurre drasticamente l'intensità di personale, no? È chiaro che è conveniente per tutti. Ma non è conveniente per le lavoratrici, i lavoratori e per l'utenza, che possono essere disponibili a lottare per una drastica modifica dell'assetto in cui si lavora. Faccio ancora due o tre esempi sulla intensità di personale. Divertenze in corso a Torino, ospedale Mauriziano, in cui reparto di cardiologia... il personale arriva, cazzo, tempo esaurito. Scusate, va bene, vado, salto gli esempi, due note velocissime. Vorrei sottolineare l'importanza dell'impiego delle partite IVA con cui si aggirano sia i tempi di lavoro, sia la contrattazione collettiva. Dobbiamo tornarci sopra, non ho il tempo, ma lo cito. Ultimo. Credo che questa piattaforma sia molto importante, credo che sia importante in questo momento rispetto alle mobilitazioni che si stanno cominciando a sviluppare anche a partire dalla spinta parziale che CGIL ha dato in questo momento, noi dobbiamo essere in grado in quei contesti di rappresentare quelli che hanno una piattaforma, dei punti, dei paletti, una memoria
con cui andare a raccontare, a coinvolgere le lavoratrici e i lavoratori, anche quelli che vengono mobilitati da altri. Sarebbe per dire qualcosa di più, ma questo è in mente. Medicina Democratica e anche Coordinamento Toscano, perché dobbiamo unirci, e quindi Coordinamento Toscano Salute, Ambiente e Sanità. Sì, anch'io volevo ripartire un pochino dai punti della piattaforma, riprendere un pochino dei punti chiave e rifarmi un po' gli interventi che ci sono stati oggi nella giornata. Il primo punto è quello, appunto, da dove si prendono, dove prendere i soldi, no? Diversi interventi hanno toccato questo punto. Ora, a parte quello che c'è scritto in quello striscione, che basta spendere i nostri soldi per le vostre guerre, e credo che su questo si sia tutti d'accordo, va bene che i soldi non vanno spesi in quel settore, ma nel welfare e nella sanità. Stamane è stato toccato anche il discorso, che secondo me è importante che nella piattaforma forse venga anche integrato, che ha toccato anche Claudio, rispetto appunto al finanziamento con la fiscalità generale, alla tassazione. Però oltre al discorso del finanziamento, che è stato un po' anche il punto su cui c'è stata la mobilitazione del 15 dei medici, quella di giovedì, ecco, su quello credo che bisogna fare un pochino dei distinguo, anche per capire un po' dei percorsi e delle alleanze che noi possiamo avere su questa piattaforma, perché mentre tutti sono d'accordo che bisogna, tutti, insomma, chi si mobilita è d'accordo che bisogna aumentare il finanziamento, che è sottofinanziata e così via, però dove devono andare questi soldi, no? E noi sappiamo che poi alla fine una grossa parte dei soldi anche finanziati vanno alle strutture private, e su questo devo dire che la mobilitazione del 15 non è stata per niente chiara. Io ho partecipato all'assemblea, si è partecipato a Firenze, abbiamo deciso di partecipare, non aderire, non era neanche prevista tra l'altro l'adesione, di partecipare a questa mobilitazione sia nella piazza sia nell'assemblea che poi c'è stata al Teatro della Compagnia. E volevo rilevare un paio di cose su questa cosa, perché credo che siano interessanti quello che è emerso, anche proprio per chiarirsi un pochino le idee noi, no? Intanto in quell'assemblea è stato fortemente criticato il film Giacarta, lo dicevo prima a Federico mentre si mangiava, quindi un punto a tuo favore. È stato fortemente criticato, e su quale aspetto? Sull'aspetto che lì è stato detto. L'ospedale di Cariati non era il problema, che non è un problema che l'ospedale di Cariati era giusto che fosse chiuso. Il problema di Cariati non è l'ospedale, ma sono le strade, perché da Cariati all'ospedale più vicino, grande grande, diciamo, e che secondo un po' l'associazione dei medici solo gli ospedali grandi possano garantire la sicurezza delle cure, e qui si arriva a un punto interrogativo. Quindi basta rifare la strada, perché con 45 chilometri di strada che invece che sterrata, come si vede nel film, fosse liscia, si arriverebbe all'ospedale grande, e quindi il problema è un falso problema, la chiusura delle strutture degli ospedali piccoli. Questo è un problema che abbiamo anche in Toscana, perché noi da anni fa, insomma, quando ci uscì, qui si è parlato, insomma, che queste politiche sanitarie vanno parecchio indietro negli anni. Noi in Toscana abbiamo avuto nel 2012 una delibera, la 1235, che ha chiuso molti o ha ridotto, ridimensionato tanti piccoli ospedali, no? Questi delle Mugello, che diceva prima la Tatiana, che ora è andata via, e gli ospedali su della montagna pistoiese, con le politiche regionali che hanno scelto di fare i quattro grandi ospedali col project financing, di cui qualcuno ha anche già parlato, quindi non mi ci dilungo. Con lo stesso discorso che veniva fatto l'altro giorno, solo nell'ospedale grande si può avere la sicurezza, per cui una donna che sta a San Marcello Pistoiese deve andare a partorire a Pistoia facendosi un'ora e mezzo di strada, diciamo, di montagna, perché è più sicuro arrivare lì a partorire piuttosto che nell'ospedale di San Marcello, dove prima c'aveva i suoi. Quindi io credo che su questo noi nella nostra piattaforma dobbiamo essere chiari, perché si rivendica invece appunto la necessità dei servizi di prossimità, dei servizi vicini ai cittadini, e va un po' smitizzato questo discorso che solo l'ospedale grande può dare la sicurezza.
E quindi questo è un punto che ci allontana, secondo me, da quelle, dai contenuti, oltre quello dell'intramenia che qualcun altro ha già detto. Quindi ecco, anche sulle possibili alleanze, sì, sicuramente io sono contenta che ci sia stato il 15, questa grossa mobilitazione che sia stata presente in tutta Italia, in tante città. Però bisogna avere, e quindi credo che noi bisogna parteciparci, come credo anche, lo diceva prima anche Alessandro, a quella di sabato della CGIL, però bisogna anche lì fare una chiarezza, perché non possono essere nostri alleati chi per anni ha firmato e l'assistenza sanitaria integrativa e ha dato spazio alle polizze assicurative, tra l'altro togliendo al finanziamento pubblico che i famosi 3 miliardi mi pare che fossero, che venivano dalla defiscalizzazione dovuta alle polizze assicurative. Quindi dicevo, ecco, va bene tutte queste mobilitazioni, però credo che noi dobbiamo andarci sulla nostra piattaforma e sapere anche quali sono i nostri alleati e quali possono essere anche i falsi amici di cui parlava prima la Gina, perché siamo tutti amici, ma ci possono essere anche dei falsi amici, perché se non si va nella stessa direzione. Ecco, volevo dire due paroline forse su quello che diceva prima Alessandro sui servizi esternalizzati, no? E volevo fare l'esempio che ha detto stamattina il compagno e parlava del lavoro sicuro, forse c'è ancora, mi pare, sì. Quando ha fatto quell'esempio che ti ha detto committente e datore di lavoro. Il datore di lavoro paga sulle ore che il lavoratore lavora, il committente paga sui chili di carne, no? Ecco, nei servizi esternalizzati, i chili di carne che te ha fatto nei supermercati sono i pazienti. Noi si lavora molto nei servizi esternalizzati come sindacato, anche nell'RSA, i chili di carne sono i pazienti che sono ricoverati, per esempio, nell'RSA, dove si contano i minuti di assistenza, no? E quindi il datore di lavoro paga il personale per le ore che lavora, ma il committente riceve la quota sulla base del numero degli anziani presenti, e in base a quello viene stabilito i minutaggi di assistenza. Qui vedo anche, sono presenti anche diversi compagni con cui da anni si sta facendo una battaglia contro questa logica dei minutaggi per l'assistenza, diciamo, degli anziani nell'RSA, che è stata anche all'origine della strage che c'è stata al momento del Covid. E qui è una logica praticamente assolutamente inconcepibile in termini sanitari, dove si deve parlare di numero, di rapporto tra operatori e pazienti, non di minuti di assistenza. Cioè che l'anziano ha diritto a avere 30 minuti di assistenza infermieristica, 2 ore di assistenza di OS, 10 minuti di fisioterapia, 10 minuti, tutto regolato su questo. Questa è una logica veramente perversa che va tolta assolutamente dal discorso sanitario. Mi fermo, avrei voluto dire qualcosa, perché tra l'altro questa riguarda anche il settore pubblico. Adesso c'è Ludovica del laboratorio Iskra, Casa del Popolo, Villa Medusa, poi Graziella Basselli, si prepara. Grazie. Di Napoli. Salve a tutti, come già insomma annunciato, io sono Ludovica, sono una compagna di Napoli del laboratorio politico Iskra e della Casa del Popolo Villa Medusa. E in particolare, diciamo, le esperienze da cui provengo e che poi insomma vorrei riportare sono, oltre che quelle, le battaglie territoriali per la salute, anche e soprattutto l'esperienza all'interno della Casa del Popolo, che sono quella dello sportello psicologico reciprocamente, che è già aperto da qualche anno, e dell'ambulatorio popolare, che non è ancora aperto, ma alla quale stiamo lavorando e che insomma sarà attivo a partire dopo l'estate. Allora provo a essere, diciamo, il più breve e sintetica possibile, perché diciamo gli interventi che mi hanno preceduto già hanno dato molti elementi di analisi, quindi appunto su questo non mi soffermerò, vorrei andare in maniera un po' più diretta sui punti che abbiamo, diciamo, che ci siamo dati per questa assemblea. Faccio giusto una premessa prima di andare a parlare di questo. Siamo partiti da un concetto molto importante, che secondo me è quello della rivalutazione del concetto di salute. Ci siamo detti appunto che la salute non va difesa ma costruita,
con programmi che tengano al centro la medicina preventiva e che non si limitino soltanto al terreno della sanità, e che quindi la lotta per la salute deve rimanere al fianco di una battaglia più generale per il miglioramento delle determinanti della salute, quindi partendo dalle condizioni di vita e di lavoro di tutta la classe lavoratrice. E quindi dobbiamo ripensare alla salute contrastando le nocività che questo sistema produce sui territori, sui luoghi di lavoro, quindi migliorando le possibilità economiche delle famiglie, contrastando gli infortuni, le malattie professionali e abbattendo tutti quanti quei fattori che debilitano non soltanto il corpo, ma anche la salute mentale della popolazione più fragile. E aggiungo, diciamo, che non è un caso che le riforme più importanti del settore sanitario siano avvenute attorno alle stagioni dove il conflitto di classe ha animato la storia di questo paese. Sulla questione della salute mentale faccio giusto una parentesi: la lotta per la salute, ce lo siamo detti tante volte, deve includere e sottolineare quella per la salute mentale, non soltanto fisica, perché molto spesso le reti per la salute si battono esclusivamente sul terreno delle cosiddette malattie fisiche o organiche, ma anche, se ci pensiamo, anche la salute mentale ad oggi abbraccia completamente le logiche performative e prestazionali del sistema sanitario. Quindi pensiamo per esempio alla preferenza all'approccio farmacologico, l'invio alle strutture residenziali nei casi più difficoltosi, la cronicizzazione delle malattie e così via. E quindi anche su questo piano è necessario non soltanto soffermarsi, ma anche provare a lottare per una democratizzazione e un'umanizzazione della cura psicologica. E su questo, come dicevo all'inizio, noi abbiamo un processo molto ampio in città che stiamo portando avanti e dal quale vorremmo far partire dei nuovi ponti e delle nuove connessioni anche, diciamo, tra i partecipanti a questo spazio di Assemblea Nazionale. Fatte queste premesse, come dicevo, vado in maniera un po' più diretta sui punti. Per quanto riguarda la piattaforma, noi crediamo che questa, diciamo, questa piattaforma che noi abbiamo contribuito in maniera molto convinta a stendere non sia però, diciamo, un sufficiente biglietto da visita, e mi spiego su questo. Da una parte, come ci siamo già detti nelle precedenti assemblee, è una piattaforma rivendicativa che può servire da base per la convocazione di momenti di lotta e di manifestazione, così come è stato anche per esempio nel caso di dicembre, quindi da questo punto di vista è fondamentale. Non crediamo però che sia un elemento utile a coinvolgere nuovi soggetti dentro al percorso che stiamo portando avanti. Secondo noi, per fare questo bisognerebbe avere un manifesto un po' più complessivo che indichi una prospettiva più generale per la lotta per la salute, partendo proprio dal concetto che abbiamo affrontato su che cos'è la salute in primis, e poi intorno a queste riflessioni andare a costruire un dibattito e un confronto che, diciamo, mi dispiace dirlo, ma ultimamente nelle ultime assemblee si è un po' perso all'interno di questo spazio. E sempre sulla piattaforma, più che indicare aspetti migliorativi e punti già elencati, secondo me, diciamo, nodo fondamentale dovrebbe essere quello di capire i modi in cui decliniamo questa piattaforma nelle lotte territoriali e nei luoghi di lavoro, perché altrimenti, se non facciamo questo, quei punti, per quanto validi, rimarranno su un pezzo di carta. E dopo, diciamo, detto ciò, passo, diciamo, faccio qualche considerazione sul secondo punto, che riguardava l'aspetto della sussidiarietà degli ambulatori popolari. E già, diciamo, all'inizio citavo l'esperienza dell'ambulatorio che abbiamo in cantiere. Dalla premessa che ho fatto, quindi dalle idee, della convinzione che quello di salute, diciamo, sia un concetto molto più ampio che passa per una condizione di benessere fisico, psicologico e sociale complessivo, sono nate appunto alcune delle esperienze degli ambulatori popolari, compresa, diciamo, quella che stiamo portando avanti noi. E per noi, diciamo, questo sarà uno strumento fondamentale per diffondere questo concetto di salute e soprattutto per alimentare le lotte. Dell'ambulatorio, insomma, su questo non mi dilungo perché sono dettagli un po' più tecnici. Oltre, diciamo, che offrire le visite, iniziative di informazione, punti di ascolto, inseriremo praticamente dei servizi di orientamento nella sanità pubblica che sono molto richiesti, viste le difficoltà che sono riscontrate molto spesso dai leader burocratici. E soprattutto, diciamo, avremo la funzione anche di mappatura dei servizi territoriali, molti dei quali non sono conosciuti o addirittura, diciamo, mai sono conosciuti, ma hanno delle fasce orarie limitate. E infatti, diciamo, le ASL presentano come problema strutturale la mancanza di radicamento sui territori, motivo per cui anche iniziative fondamentali come gli screening di prevenzione molto spesso non vengono pubblicizzate e non sono conosciuti alla popolazione. Tornando al discorso un po' più generale, appunto, sulla questione degli ambulatori,
Inutile dire, diciamo, che non ci appartiene la logica dell'assistenzialismo, non crediamo di doverci sostituire al sistema sanitario, non crediamo di dover colmare le sue carenze, proprio perché sappiamo benissimo che è lo stesso modello di sanità pubblica che dovrebbe essere messo completamente in discussione. Su questo, diciamo, non mi dilungo, ma si potrebbe aprire una parentesi, diciamo, enorme sul modello di sanità, eccetera. Però, diciamo, ne abbiamo già parlato in passato, quindi vado un po' più diretta. Gli ambulatori, diciamo, per noi dovrebbero avere il ruolo fondamentale di, come dicevo all'inizio, di alimentare le lotte per la salute, quindi i bisogni che vengono recepiti sul territorio dovrebbero essere trasformati in rivendicazioni da portare avanti e una spinta per le battaglie per la salute. Per questo motivo riteniamo molto importanti in questo contesto strumenti come per esempio i questionari, che anche noi abbiamo utilizzato, perché consentono di rilevare con facilità questi bisogni, oltre che testare uno stretto rapporto con gli abitanti del territorio, divenirne un punto di riferimento, poter fare informazione e poter anche diffondere quel concetto famoso di salute di cui parlavamo prima. Diventare quindi in questo modo, cioè far diventare l'ambulatorio il centro al quale nasce, si sviluppa e si organizza la lotta, il centro dove si trasformano questi bisogni rilevati in rivendicazioni concrete, che mettono ancora più in evidenza come la vera tutela della salute poi è incompatibile con questo sistema basato sul profitto. Ultimo punto che volevo toccare e poi chiudo, non so che sala avessi da... Ok, l'ultimo punto che tocco e poi chiudo, scusatemi per questa cosa breve. Diciamo, l'esperienza dell'ambulatorio ci ha consentito di avvicinare numerosi lavoratori e lavoratrici della sanità che altrimenti forse non sarebbero mai avvicinati né a noi, nei nostri spazi, né tantomeno alle nostre lotte. E questo secondo me è un punto fondamentale, perché la battaglia per la salute deve partire dai lavoratori e dalle loro esigenze, unite alle rivendicazioni dei lavoratori proprio del settore della sanità. Che anche su questo, diciamo, ne abbiamo già parlato, non mi dilungo, lavoratori che subiscono turni di lavoro estenuanti, lavorando in ospedali, strutture sovraffollate, dispositivi di protezione assenti o insufficienti, salari bassi e così via. E quindi la lotta per la salute in tutte le sue sfaccettature non può prescindere dal coinvolgimento dei lavoratori e lavoratrici coinvolte anche su un piano di lotta sindacale per il miglioramento delle condizioni di lavoro, che passa appunto anche per l'implementazione delle assunzioni, per l'abolizione del numero chiuso a medicina e così via. Grazie. Grazie alla Battelli. Sì, allora ciao a tutte, tutti e tutto. Io sono Graziella del coordinamento delle assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori del Lazio. È molto lungo, però racchiude tutto quello che ci ha visto portare avanti ormai da 8 anni a questa parte, non solo a Roma ma anche nel Lazio, specialmente nei Castelli, la possibilità di trovare una concretezza nel momento in cui si parla di salute e benessere. Quindi all'interno dei consultori, queste assemblee, come sono convinta e diceva la compagna appunto che ha parlato prima di me, utilizzare questi strumenti per rendere concreta la possibilità di partecipazione e di lotta. Sappiamo che sicuramente nel Lazio, a differenza di moltissime altre regioni, sono tutti chiusi, come nelle Marche, ad Ancona neanche 15 giorni fa, dove non ci sono più neanche gli ospedali, appunto ad Ancona, dove si può fare l'IVG, ma in Sicilia, dove è rimasto un non obiettore e sembra che pure questo va in pensione, quindi ricominciamo da capo. E anche situazioni come la Basilicata, dove per esempio alcune leggi come la 194 non sono state mai applicate, e vedono il discorso di che cosa sono per esempio questi benedetti consultori. Sono delle strutture sociosanitarie. Noi abbiamo battagliato, stiamo battagliando per non far entrare i consultori o unificare i consultori con le ex case della salute o case di comunità, perché perderebbero completamente quella che è la gratuità, perché non si paga ticket, si può entrare senza bisogno di nessuna medicalizzazione. Ci sono tutta una serie di servizi pluri essenziali naturalmente per la salute delle donne e delle libere soggettività, proprio perché bisogna invece andare contro a quelle che possono essere le differenze di età, le differenze di razza, le differenze di cittadinanza, di genere,
e via di seguito. Quindi mantenere queste strutture in modo sociosanitario diventa fondamentale, anche perché l'obiettivo, per esempio già detto nel Lazio, era quello che almeno utilizzavano il personale assistenziale e infermieristico che si trovava nei consultori, perché con 7 anni di battaglie grazie alle assemblee siamo riusciti a ottenere anche più di 100 assunzioni di varie qualifiche, che però devono riguardare e rivolgersi a quelli che sono naturalmente il discorso di prevenzione fondamentalmente per le donne in libera soggettività e il discorso naturalmente della libera scelta, che può essere naturalmente la genitorialità, la maternità, oppure, e come è di fatto all'interno dei consultori, il discorso dell'accompagnamento all'aborto e alla RU486. Quindi mantenere queste situazioni separate da un aspetto medicalizzato che tende veramente a una logica ospedalocentrica, che noi dobbiamo rifiutare proprio perché sappiamo tutti i confini, tutti gli interessi, tutti i profitti che di fatto ci stanno, e perché naturalmente vivendo all'interno dei territori si vive un rapporto immediato, diretto, molto più coinvolgente, che può creare altre lotte, altri momenti di mobilitazione, altri obiettivi che possono essere portati avanti. Però ecco, secondo me, quando si parla di parole e si usa la parola salute, non dimentichiamoci di metterci vicino benessere e autodeterminazione. Secondo me diventa fondamentale, perché benessere, l'abbiamo detto tutti in tanti interventi, significa casa, significa salario, significa naturalmente la possibilità di una natura respirabile, significa non i morti sul lavoro, significa non morire appunto per femminicidi e transicidi, appunto all'interno di una logica di possesso, di gelosia e di proprietà. Significa tutto questo, ma anche per esempio autodeterminazione non si può dimenticare, perché la libera scelta anche nel nostro discorso non di ammalarsi, perché oggi come oggi serviamo tutti ammalati e vecchietti, ci si chiudono poi dentro le RSA, dove effettivamente il discorso umanizzazione, perché non è soltanto il discorso del tipo di assistenza del personale che ci sta dentro, ma di come effettivamente viene considerato una persona che vive distaccata dai propri ambienti, dai propri familiari, eccetera. Quindi con un concetto di disumanizzazione in una società asociale che di fatto ci vogliono mettere in capoccia come normalità. E poi che oggi la strumentalizzazione delle parole attraverso la stampa, i giornali, attraverso quelle che sono le dichiarazioni di questi politicacci che ci troviamo naturalmente intorno, sottolinea ancora di più come ci discriminano e come ci strumentalizzano e come ci pigliano in giro. Per cui non soltanto certi concetti o addirittura la memoria viene rimasticata da questi soggetti, ma addirittura si usano e ricambiano pure il vocabolario, utilizzando parole completamente nostre, che rappresentano le battaglie, le lotte, le conquiste, per riuscire naturalmente a stabilire la normalità. E la normalità naturalmente è l'appiattimento totale non solo delle forme di lotta, ma anche del creare i rapporti di forza, raga. Perché mi sembra fondamentale quello che diceva prima Peppe. Se non si parte naturalmente con iniziative, momenti concreti, eccetera, diventa difficile poi ricreare le lotte su un concetto di salute che sappiamo tutti che è piena di ricatti. Io ho lavorato 42 anni dentro un ospedale. Era ovvio che chiunque, per salvare un proprio caro, eccetera, eccetera, si sarebbe venduto casa. Ed è sempre stato un discorso, naturalmente, in cui il privato, che ora naturalmente naviga completamente a tutti gli effetti, aveva già tutte le caratteristiche per poter andare avanti. Quindi quello che penso che sia fondamentale è di determinare all'interno, naturalmente anche della nostra piattaforma, qualcosa che non sia strumentalizzabile, che nessuno può interpretare in altri modi, che nessuna alleanza possa essere vista, vabbè, copriamo di qua e tiriamo così un po' a caccia, insomma, si dice a Roma, tiriamo a campà, insomma. Fondamentalmente bisogna, sul discorso della salute, del benessere, dell'autodeterminazione, andare molto chiari e diritti e non aver paura di
di combattere contro tutte le discriminazioni, quindi anche sull'identità di genere e sulla libertà di scelta. Io penso che questa piattaforma debba dire qualcosa, come deve dire qualcosa sul concetto dei consultori quando si parla di territorio, perché se no altrimenti si dimentica quello che già esiste e che io voglio trasformare, voglio riprendere in mano. E le assemblee delle donne, siamo riusciti a farle in più di 15 consultori a Roma e nel Lazio, stanno dimostrando che riescono a creare un minimo di coordinamento nel quartiere e nel territorio, e più che altro dei rapporti di forza che rendono più sicura chi attraversa, tutte le persone che attraversano questi luoghi. Finito il tempo, quindi niente. Allora, abbiamo Franco Picone e si preparano Pietro Cosimanti e Gemma Urbani poi dopo. Comunque, se volete, vi leggo tutti: Pietro Cosimanti, Gemma Urbani, Vittorio Sacco, Aimone, Emanuela Bavazzano, Iones Mannino e Giulia Materni. Allora, ciao a tutti, io sono Di Lucca, sono uno dei comitati per la difesa della salute, della sanità pubblica. Naturalmente vengo da un'esperienza personale vissuta della sanità, ho lavorato tanti anni in sanità e più precisamente mi occupavo di prevenzione. Ora sono fortunatamente in pensione. Sono contento di essere venuto, mi sono piaciuti tutti gli interventi e sono stati tutti molto suggestivi, più o meno. Naturalmente la nostra esperienza, mi sembra di poter dire, è cominciata quando hanno deciso di demolire il nostro ospedale vecchio, che non era vecchio, per costruirne uno nuovo che evidentemente era un ospedale con diversi problemi. I più eclatanti, anche un bambino di 6 anni avrebbe detto che lì non ci atterrava un elicottero. Tutti i bambini dicevano: non c'è terra l'elicottero, non c'è terra. Poi fece la prova e non c'è terra. Hanno fatto un panettone inutile. Tutti dicevano che quell'edificio, che è uguale a quello di Prato, a quello di Pistoia, a quello di Massa, era un edificio malato, perché voi tutto il giorno che siete qui siete tutti molto simpatici, sorridenti, siamo amici. Però questa stanza è una bella stanza che ha un sacco di cose meravigliose: un soffitto, delle finestre, l'aria, uccellini che si sentono. Perché se io vi facevo stare tutto il giorno qui, ma per esempio le finestre erano chiuse e c'era l'aria condizionata, che non va mai bene, no? Se invece di questo bellissimo soffitto vi mettevo un soffitto a 20 centimetri sopra la testa, già vi sentivate un po' male. Nella medicina del lavoro ci sono trattati sugli edifici malati. Quello è un edificio malato che fa ammalare i pazienti, che fa ammalare i lavoratori, che li fa rendere sempre incazzati. Infatti anche le liste sono all'ordine del giorno. Taccio sulla psichiatria, l'intervento di prima, cioè voglio dire, noi avevamo un ospedale intero dedicato alla psichiatria, ora ci abbiamo 12 posti, quindi i lucchesi matti sono 12, se sono 13, il tredicesimo, la famiglia del tredicesimo deve trovare un'altra soluzione. Non solo quindi si lavora male e la gente è di fuori di cervello, il pronto soccorso ne è l'esempio. Mentre 20 anni fa io andavo a fare un intervento sull'infortunio al pronto soccorso, ora al pronto soccorso non mi sanno nemmeno dire dov'è l'infortunato, perché sono talmente incazzati, hanno talmente da fare, che non ti ascoltano nemmeno. Se sanno che sei della medicina del lavoro, allora sì, ti dico: ah, ma noi, dove si sta male, burnout qui e là e su e giù. Ma questo fatto che tutti stanno male crea anche un elemento che talvolta è venuto fuori stamani: la paura. E
i lavoratori della sanità, che in Toscana non so, saranno 40.000, non lo so, circa, nell'ASL nord-ovest, quella di Lucca, Livorno, eccetera, sono 12.500. Sono 12.500 persone che non possono dire niente sulla sanità, perché sono lavori della sanità. Questo è un problemino. Quando le direzioni ti danno i numeri che vogliono, anche quando i numeri sono evidentemente farlocchi. Ve ne dico una, cioè voglio dire, io mantengo delle relazioni, ma tanto mi pare che nei 4 ospedali, nei rubinetti, c'è la legionella, nessuno lo sa, si muore di polmonite che ha a che fare con la legionella, i dipartimenti della prevenzione chiedono interventi, nessuno li fa, nessuno risponde. Questa è l'omertà, è tutto chiuso, è tutto silenzioso, non si sa mai cosa fare, non si sa mai come gestire i numeri che ci danno. Qualcuno ha parlato del territorio. Il territorio è un deserto. A Lucca, che io conosco bene, il territorio, il dirigente del territorio è uno che gli dice c'è un problema sul territorio. Lui è pagato per mettere questo dentro il cestino della stazza. Questo fa da 20 anni. È un buon dirigente, un buon dirigente. I medici di base, anche quello è un altro problema. Perché una volta il medico di famiglia, meno male, ci aveva delle possibilità. Io ho sentito dire, le guardie mediche, fatevi il segno della croce. I medici di base vogliono pagare meno di un operaio. Con dei contratti, stamane qualcuno l'ha detto, questi medici di base non sono dipendenti della sanità, non sono lavoratori autonomi, sono, come si chiama, una terza parola, non mi viene. Ma che lavoratori sono questi? Non sono lavoratori, non li pagano le ferie, non li pagano gli infortuni. E anche quelli continuamente rischio aggressione, eccetera, eccetera. Ma veniamo, diciamo, alla fine. Il film, secondo me, è meraviglioso perché fa il punto della situazione. E quindi bisogna ringraziare a questa riflessione. E la riflessione è tremenda, perché quando te mi fai vedere e mi dimostri che tutti i passaggi sono stati fatti, che se io ora mi posso soltanto operare, te no, e questo è un problema grave. Quando si dice che la lotta diventa orizzontale ma deve diventare verticale, questo è un problema grave. Ma è un problema grave in tutti i passaggi dove hanno demolito lo Stato per permettere al privato di guadagnare. Forse sull'istruzione, sulla sanità, su tante cose. Anche stamani si veniva il sindaco di Lucca, l'ex sindaco, ha venduto un affare a dei privati che non si sa nemmeno chi siano, non si sa nemmeno quanto si guadagna. Anche la sanità ha sempre tentato di vendere a basso costo quello che era suo. Mi verrebbero tante suggestioni, ma vedo che siamo già rosa andato. Ecco perché sono qui, perché è vero che la situazione è drammatica, ma è vero che questa drammaticità è l'attacco alle basi della democrazia. E quindi, come diceva Gina stamani, dicendo la parola resistenza, e qualcuno ha detto anche la parola fucile, il mio nonno mi diceva sempre, ci deve avere pochi principi, perché quei pochi, quando c'è un problema, devi prendere il fucile e andare sull'Appennino. Qui siamo al punto del fucile sull'Appennino, va difesa la democrazia. Questo è il futuro. E su questo, e qui concludo, secondo me, io non lo so cosa fare, non so quali siano le soluzioni, nessuno di noi lo sa, si lavora cercando di tessere il più possibile le organizzazioni, e questo è necessario, che l'organizzazione diventi, diciamo, organizzata e progettata, ma non solo l'organizzazione fra di noi deve avere un progetto, un minimo multiplo, un obiettivo, obiettivi, ma bisogna uscire fuori dalle finestre e parlare con la gente.
e trovare il sistema di raccontarlo alla gente, ma non alla gente, perché noi quando si fanno le cose la gente viene sempre. La nostra carenza più grossa, scusate, pensavo di essere breve, invece no, è che bisogna raccontarlo questo sogno, che è il sogno di una democrazia dove il cittadino è difeso dallo Stato, e chiudo, ai giovani. Grazie. Pietro Cusimanti, USB, e poi Gemma Urbani, USB di Lucca. Anche sia importantissimo Cusimano, faccio ricordare. Però è bello pure questo participio presente, diciamo. Allora, molto rapidamente. Innanzitutto io sono Pietro Cusimano, Unione Sindacale di Base. Noi negli ultimi anni, non solo, dico in particolare negli ultimi anni, siamo stati molto vicini a tutte le battaglie sul territorio nazionale che hanno interessato soprattutto il diritto alla salute. Perché noi, le questioni che riguardano il tema di cui si parla oggi abbiamo sempre messe in quest'ordine, cioè il diritto alla salute e la sanità, che come giustamente è stato ricordato all'inizio, è uno degli strumenti con cui questa cosa si prova a garantire. L'abbiamo fatto ovviamente in tanti modi. Prima, ad esempio, è stato citato Mendicino, che ha dato un contributo a tante cose importanti, diciamo, soprattutto dalla pandemia in poi, anche al libro di Vittorio Agnoletto, eccetera, eccetera, e col quale nella Federazione di Milano, quale faccio parte, stiamo ancora conducendo battaglie importanti. Mi sembra che gli elementi unificanti della discussione di oggi siano chiari. Da un lato c'è il fatto che tutti ci siamo raccontati situazioni territoriali che si assomigliano in modo drammatico tutte, perché non c'è differenza, sono un po' gli effetti anche del modo in cui è stato concepito il sistema sanitario. Non ripeto le cose che ci siamo detti. Ed è chiara un'altra cosa importante, che è la mancanza di un soggetto sul piano politico che oggi dovrebbe garantire questo sentire comune che emerge in tutto questo tipo di assemblee, ma che poi nessuno oggi vuole raccogliere. Perché questa nostra battaglia non ha alcuna rappresentanza sul piano politico, o pressoché nessuna, men che meno ce l'ha sul piano istituzionale. E questo è uno dei problemi centrali, secondo noi, di questo. Un'altra cosa chiara è il ruolo delle istituzioni in questo processo di smantellamento della sanità. Nel senso che oggi, anche a fronte di prove certe, di ingiustizie che si consumano non solo dentro il sistema sanitario, ma anche dentro il sistema socio-assistenziale, che sono tante, c'è un quadrato delle istituzioni. Parlo di Ispettorato del Lavoro, parlo di INAIL, parlo delle ASL o ATS, come si chiama in Lombardia, che lì sono diventate ormai per definizione agenzie, quindi fanno intermediazione in Lombardia. È la stessa magistratura, che ha fascicoli abbondantissimi, soprattutto dopo il Covid, sulla scrivania, e non se ne fa nulla. Quindi questo è un altro muro sul quale noi oggi andiamo a sbattere. E poi ce n'è un terzo, non rielenco tutti, ma sicuramente c'è quello del ruolo che hanno avuto i sindacati, è stato ricordato più volte, ma nessuno pensi che questa trasformazione del sistema sanitario si sarebbe potuta compiere senza il ruolo fondamentale dei sindacati, perché sia le opere di privatizzazione che quella di precarizzazione ovviamente sono state determinate e concertate assieme alle grandi organizzazioni sindacali, senza il contributo delle quali tutto questo non sarebbe possibile. Di queste sono, no, guardate, non sto tirando acqua al mio mulino, però se dovevo fare un ragionamento serio l'ho fatto. La presenza, ad esempio, delle grandi organizzazioni sindacali dentro le cooperative, la gestione delle cooperative, le società di lavoro interinali, cioè c'è una giungla di cose che fanno dire che
c'è un mondo sindacale che ha dato un contributo fondamentale a questo processo di distruzione. E poi c'è tutta una serie, sono venute fuori alcune cose importanti, la riforma del capo quinto è un'altra cosa importante, ma non solo. La riforma costituzionale del pareggio di bilancio, l'aver inserito l'obbligo del pareggio di bilancio dentro la Costituzione è già aver ammazzato lo Stato. Perché? Perché lo Stato smette di svolgere la sua funzione. Nel momento in cui non posso scegliere dove investire i soldi e devo rendere conto ai diktat europei che hanno imposto anche la distruzione del sistema sanitario, è chiaro che quello è un tema. E adesso arriverà la terza partita, che è quella dell'autonomia differenziale. Queste sono le difficoltà, molto in sintesi, le quali ci troviamo di fronte. È chiaro che noi di fronte a sta roba non ci siamo arresi e abbiamo cominciato pure noi, come voi, a scrivere una piattaforma che è praticamente coincidente per i punti cardine con quella che è stata presentata oggi. E noi ci stiamo chiedendo come però questa piattaforma possa poi svolgere una funzione vera nel paese, cioè quella di spostare avanti il ragionamento e quindi arrivare a trovare una soluzione. Noi ad esempio pensiamo, allo stesso modo per cui stiamo facendo, diciamo, per l'introduzione dell'omicidio sul lavoro, noi stiamo chiedendo un cambio normativo che introduca l'omicidio sul lavoro come stiamo facendo per il salario minimo. Noi supponiamo che un'idea che possa mettere insieme le cose, quindi tenere insieme i cittadini, le associazioni, i soggetti sindacali e chiunque voglia starci, possa essere magari quella di provare a costruire sulla base di questi punti un progetto di legge e giocarsi una partita di questo tipo. È chiaro che è una situazione complicata, noi stiamo cominciando a ragionare e capire su come questa cosa possa essere strutturata, perché ci sono anche ovviamente delle difficoltà tecniche non indifferenti, però così ci piacerebbe ragionare assieme a voi se questa idea possa essere utile. Una cosa importante sul 24. Allora, il 24 a Roma ci saranno due manifestazioni. Io richiamo semplicemente alla questione di prima. Io penso che proprio in assenza di soggetti istituzionali, politici, che possano garantire al nostro progetto, il nostro cioè l'idea che abbiamo di arrivare a Dama, ho detto che il ruolo dei sindacati è importante. Io penso che sia un fatto estremamente importante scegliere bene i compagni di percorso, il che dico, non proprio quasi, lo giurerei, non sto facendo, come dire, un attacco di parte alla CGIL, però bisogna prendere atto di una condizione storica, perché se non prendiamo atto di una condizione storica rischiamo che andiamo ad affossare un progetto importante che secondo noi può avere successo tra la gente, perché è un argomento molto compreso e oggi di argomenti ne sono venuti fuori a centinaia, quindi non ne ripeto uno, ma una cosa la voglio dire. Noi abbiamo appurato una cosa: in Lombardia, dei 13.000 morti minimo nelle case di riposo durante la pandemia, più della metà è dovuta al precariato. Sembra una cosa impossibile, ma il precariato è stato uno degli elementi killer all'interno delle case di riposo. Sappiate che la regione Lombardia è una di quelle regioni che ha completamente rinunciato a gestire il sistema socioassistenziale, perché nel 2003 c'erano 738 IPAP, tutte pubbliche. Oggi di quelle 738 IPAP ne sono rimaste 7. Tutto il resto è in mani privati ed è dentro quell'ambito di precariato, quando la gente veniva a lavorare, anche quando ti dicevano che avevano la febbre, veniva chiamata a lavorare per rinnovare il contratto. Ecco, dentro quell'ambito lì si sono consumati più della metà di quei 13.000. Il 24, ovviamente, chi volesse aderire alla manifestazione, ci sarà a Roma al pomeriggio, può farlo scrivendo adesione manifestazione 24 giugno @gmail.com. Scusate se ho sforato. Allora, Gemma Urbani Lucca, poi Vittorio Sacco, Aimone e Emanuela Bavazzani. No, poi scusate, Vittorio Sacco, poi ci dovrei essere io che l'avevo scritta e poi Aimone.
Volevo ringraziare voi che avete organizzato questa giornata veramente che ci voleva. E poi tutti gli interventi che ci sono stati, perché c'è un quadro generale di quello che è la situazione da nord a sud, è un'occasione veramente straordinaria. Io faccio parte come Franco del Comitato Sanità Lucca. È un comitato che ha una storia molto lunga, perché vivo da circa 15 anni e per un comitato è un'età straordinaria. Noi abbiamo lottato moltissimo, sentito parlare prima degli ospedali costruiti col progetto di finanza. E siccome ci sono delle persone che non sono toscane, la Toscana è portata a esempio come modello di sanità. Vogliamo smentire assolutamente. Questi quattro ospedali, l'ha già detto Gina, l'ha già detto Sonia di Prato, sono stati veramente un saccheggio di risorse pubbliche. Ci costano, non sto a ridire i conti, ma ogni anno ci costa ogni singolo ospedale 20 milioni di euro. Ospedali che sono carceri. Poi dopo voglio dire una cosa importante anche a proposito dei punti del programma. Dei carceri con, come diceva Franco, spazi veramente dove non è possibile esercitare la cura, dove sei costretto a respirare un'aria che non si sa quale sia, dove alle finestre ci sono delle sbarre. Sono quattro ospedali dove chi è internato, dove chi è carcerato non vede fuori, perché hanno messo, come usano ora, delle barriere che schermano l'esterno con l'interno. Allora, per prima cosa io voglio rivendicare il fatto che la cura, no? Ho sentito molte rivendicazioni anche dalla parte degli operatori sanitari, ma come uomini, come persone che ci ammaliamo, come popolazione, poi peraltro lo vediamo anche qui purtroppo, tranne quella bravissima ragazza napoletana che ha parlato prima, che è giovane, che siamo in una fascia di età dove chiaramente dovremmo ricorrere alla sanità, è veramente la disumanizzazione della cura. Quindi una delle cose che tengo a sottolineare è che nel manifesto, cioè ci va la messa proprio, qui c'è scritto la salute non è una merce, ma è l'uomo e la donna che non sono merci. Invece stanno mercificando tutto. Abbiamo assistito agli ultimi 40 anni dove solo il profitto è stato l'unico indicatore da seguire, dove le varie ASL sono state informate non dai bisogni dei cittadini, ma da quello che università, centri studi preposti, le varie Bocconi, i vari istituti di altri studi hanno tracciato come strada di mercificazione, di profitto, e noi ci dobbiamo opporre a questa visione. Non si tratta più di destra a sinistra, ci hanno polarizzato in questo ping pong assurdo senza farci vedere in che direzione ci stavano portando. Quindi io vorrei veramente che in un manifesto fosse rimessa la cura umana, il concetto di umanità. Noi se vogliamo anche cercare altre persone sulla nostra strada, spero che si troveranno. Dobbiamo affermare fortemente il concetto di umano, che ci stanno veramente portando via. E quando si parla di medicina digitalizzata, che è un'altra modalità estrattiva, ce ne sono tante modalità estrattive, abbiamo visto la costruzione di edifici, che ce n'è. Ci sono piene le città di edifici, no, ne vogliono costruire altri, come dice Gino, ha detto qualcuno stamani, per poi farli finire nelle tasche dei privati, perché poi sono ingestibili, quindi. Ma ci sono altri modi in cui estraggono ricchezza alla nostra possibilità di cura. Uno di questi è la medicalizzazione estrema, tutto è medicalizzato. Se uno
Ciao Malo, Mignolo, sono 10 le analisi che ti fanno fare. Non c'è più un medico che si prende la responsabilità di una diagnosi, una prima, tutto quanto il quadro e i soldi che vanno via e vanno quasi sempre privati. Ritornando alla Regione Toscana, la Regione Toscana, oltre ad aver costruito questi 4 ospedali, veramente basta che uno venga a vedere, come diceva Franca, che un bimbo piccolo lo capisce, che generano disagio in utenza e in personale medico, hanno fatto una riforma cosiddetta di area vasta, a cui ci siamo opposti, finito? No, c'è ancora un po' di tempo. A cui ci siamo opposti come cittadini toscani con una generosità incredibile, perché in 3 mesi siamo riusciti a raccogliere 55.000 firme. Abbiamo portato le 55.000 firme, voglio ricordarlo questo episodio, al Consiglio regionale qui a Firenze, e per tutta risposta il presidente della regione all'epoca, Rossi, insieme a quello che è l'attuale presidente, che era presidente del Consiglio regionale, Gianni, hanno preso le firme 55.000 e le hanno buttate in un cestino, perché in un blitz notturno hanno modificato l'articolo di legge che era l'oggetto del referendum. Queste cose bisogna ricordarle. Questo è quello che è stata la politica. Una politica predatoria. Allora, quello che possiamo fare è veramente cercare di raccogliere le forze che abbiamo a disposizione e essere testimoni. E essere testimoni, io vorrei usare questa parola grande, ma di umanità. Di umanità. Perché altrimenti non ci sono scampi. Il discorso della digitalizzazione è un discorso spaventoso. Se vediamo la suddivisione dei fondi di questo famoso PNRR, va in digitalizzazione per gran parte e in altre in costruzione di strutture. Alla cura va pochissimo. Cioè siamo stati tutti zitti, tutti i partiti dell'arco costituzionale zitti. Sono queste le cose che dobbiamo dire, raccontare. Sentivo, quale può essere il modo per raggiungere? Parole molto semplici. Raccontare, non smettere di raccontare, avere una piattaforma agile, ma mi permetto di dire con al centro l'uomo e la cura come cura umana. Grazie. Grazie. Allora, Vittorio Sacco, dei Comitati Calabresi per la Salute Pubblica. Poi intervengo io, poi Aimone della Cooperativa Astra e di Disability Pride. Grazie. Salve, buon pomeriggio a tutti. Io prima di iniziare volevo levarmi una curiosità, giusto per capire un attimino la platea che c'ho davanti. Penso che sono quello lì che geograficamente proviene più da sud, quindi perdonatemi, però è la prima volta che intervengo in questa assemblea. Volevo sapere se ci sono medici in sala. Ok, va bene. Allora, tutto quanto quello che dirò contro i vostri colleghi non è rivolto a voi, perdonatemi. No, allora io inizio giusto con qualche dato, ma molto velocemente, perché il tempo è tiranno, per farvi capire un pochettino com'è la situazione a livello calabrese, e credo che sia importante ascoltarli, perché prima con Federico, con il regista, parlavamo fuori e lui mi confessava questa cosa, cioè che dopo aver fatto il giro un pochettino per tutta Italia, il film l'avrebbe intitolato piuttosto che Giacarta sta arrivando, Cariati sta arrivando, perché quello che è successo da noi, sta succedendo da noi da 13 anni, perché noi siamo una regione che veniamo da 13 anni di commissariamento, sta avvenendo in tutta Italia alla velocità della luce. Allora, voi considerate questo, la Calabria ha perso negli anni di commissariamento 4.000 unità lavorative. In tutto quanto in territorio nazionale, nello stesso periodo ne sono state perse 40.000. Cioè noi abbiamo perso praticamente il 10% delle unità lavorative di tutto quanto il territorio nazionale. Chiaramente non abbiamo il 10% della popolazione, il 10% delle strutture sanitarie. Quindi figuratevi quanto è stato devastante. Lo stesso dato si può portare sul numero degli ospedali chiusi. Cioè in Italia ne sono stati chiusi 180, guarda caso in Calabria 18, tra cui anche Cariati, Oppido,
è qualcos'altro. Cioè praticamente noi il sistema sanitario regionale è stato completamente distrutto dagli anni di commissariamento. Il commissariamento, una volta che una regione va in dissesto, in stato di commissariamento, ha un solo e unico scopo, quello di riportare la spesa sanitaria nei limiti, quindi quello di abbassare la spesa sanitaria della regione. Io vi posso assicurare che nella mia regione, nei 13 anni di commissariamento, la spesa sanitaria, dopo che hanno chiuso 18 ospedali e abbiamo perso 4.000 unità lavorative, io sono un infermiere, quindi parlo anche da interessato, da addetto ai lavori, dopo che è successo tutto quanto questo, dicevo, la spesa sanitaria è aumentata. Cioè, nel commissariamento, come ha fatto ad aumentare la spesa sanitaria? Perché hanno aperto le cliniche private. Cioè io distruggo il pubblico, lo depotenzio e costringo le persone ad andare al privato. Guarda caso, il privato non fa tutto, perché il privato deve fare il profitto. Il privato non fa tutto, fa il profitto e fa quello che gli conviene. Fa tre principali prestazioni, che sono quelle che sono più convenienti per il privato, che sono l'ortopedico, il ginecologico, con l'aumento esponenziale nelle cliniche private dei cesari, come è stato detto prima, e poi fa l'ortopedico, guarda caso non tutto l'ortopedico, perché per esempio la frattura del collo del femore non te la fa, perché il paziente che si spacca il collo del femore tendenzialmente è anziano, è scompensato, è rischioso, mi sta troppo tempo nel letto dopo l'operazione, quindi a me non conviene. Questo qui per dire cosa? Per dire che il disegno è stato fatto in maniera scientifica da questo punto di vista, e noi viviamo una situazione d'emergenza totale. Per questo come comitati abbiamo deciso di aderire alla manifestazione del 24. Abbiamo deciso di aderire alla manifestazione del 24, ma non a quella della CGIL, perché vi posso assicurare, io non so come sul vostro territorio la storia, però vi posso assicurare che sul mio territorio CGIL, CISL e GUIL, e perdonatemi, anche l'Ordine dei Medici, sono stati silenti e complici nella distruzione del sistema sanitario calabrese. Silenti e complici. Io da questo punto di vista sono, perdonatemi il francese, incazzato nero. Io ho una bimba di 3 anni. Ho una bimba di 3 anni che è nata a ridosso del lockdown, poco prima. Una settimana dopo eravamo tutti quanti in lockdown. Ho una bimba di 3 anni. Se io guardo il dato che la vita media di un bambino che nasce oggi in Calabria, ma la situazione non è diversa nelle altre regioni meridionali, ha una prospettiva di vita media di un bambino che nasce in Piemonte 2 anni e mezzo inferiore. Cioè mia figlia... Siccome mi hanno distrutto la sanità, secondo la testa che hanno loro, mediamente dovrebbe vivere 2 anni e mezzo di meno di un bambino che nasce in Piemonte. Allora, questo è uno schifo che deve finire. Deve finire immediatamente, e dobbiamo trovare la situazione, la metodologia per attrezzarci affinché questo schifo finisca. Prima parlavate che il film, diciamo, è stato criticato dalla NOA, se non sbaglio, dall'assemblea che ha fatto a NOA qua in Toscana, ANAO in Toscana. A me sta cosa mi sembra assurda, cioè che un gruppo di medici toscani decida quali sono le esigenze sanitarie di Cariati. Quelli non sanno nemmeno dove sta Cariati, ma possono essere i cariatesi a decidere che vogliono un ospedale, legittimamente lo rivendicano, possono essere i calabresi a dire mi dovete riaprire tutti quanti gli ospedali. Lo riapriranno, Cariati lo riapriranno. Però c'è una novità, abbiamo fatto degli incontri con l'ASPA, l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, dicono che vogliono riaprire Cariati. Però c'è un problema, non trovano i medici, ce lo apriranno per tutte quelle, però non trovano i medici del pronto soccorso, perché i medici del pronto soccorso non ci vogliono più andare, perché in Calabria attualmente i pronto soccorso li stanno reggendo medici cubani, chiamati da un presidente di una regione di centrodestra, ha dovuto chiedere aiuto ai comunisti cubani per salvare il culo ai calabresi. Questo è quello che sta arrivando, perché molto spesso, e ripeto, vi chiedo scusa, i medici che lavoravano da noi nel pronto soccorso, che cosa hanno pensato bene di fare? Si sono licenziati con il contratto a tempo indeterminato, sono passati tramite un'agenzia interinale che li gestisce, guarda caso sta di sede a Pisa questa agenzia interinale, e invece di prendere i 3.600 netti al mese, prendono 100 euro all'ora, si fanno 12 ore di turno, sono 1.200 euro per un turno in pronto soccorso, per un turno 1.200 euro. Questa cosa, l'unico modo che ha avuto, che si è potuto bloccare, è stato chiamare i medici cubani. Ce ne sono 50, altri 140 arriveranno e stanno letteralmente salvando il culo ai calabresi, cosa che mi invito a riflettere, è già successo in un'altra regione italiana, in Lombardia, durante l'emergenza Covid, cioè in quella che è la narrazione neoliberale, ci ha venduto come il miglior sistema sanitario d'Italia. Sono dovuti arrivare i comunisti cubani a salvargli il culo.
perché non c'erano medici, perché i privati hanno chiuso le porte e non prendevano più gli altri, i malati Covid, e hanno dovuto chiamare in soccorso i comunisti cubani. Arrivato a sto punto, vado molto velocemente per fare delle proposte e faccio un passaggio veloce sull'intramenia, perché fa il paio con quello che ho detto fino adesso per pronto soccorso. Cioè, in intramenia, fondamentalmente, che succede? A parte che ieri abbiamo dovuto mandare un amico mio che c'ha un carcinoma prostatico in intramenia, perché ormai in Calabria non fanno le RM alla prostata, nemmeno ai ricoverati più. L'unico modo per fartele è passare in intramenia. Quando tu ne hai in intramenia, per mezz'ora di visita, il medico guadagna 120 euro. Significa che il medico in quel momento sta guadagnando 240 euro in un'ora di lavoro. Facciamo 250. In 4 ore di lavoro si è fatto 1000 euro. Ma lui di lavorare nel pubblico, che cazzo gliene fotte? Per lui il pubblico rappresenta il bacino d'utenza dal quale attrarre pazienti, o meglio clienti, per il privato. Allora, arrivato a sto punto, rivendicare l'esclusività della prestazione solo in ambito pubblico è un dovere. Ho finito veramente. Le proposte quindi erano la rivendicazione di questa cosa come asse fondamentale. L'altra proposta era di inserire, so che nel documento c'è, perché si richiama, però io lo espliciterei al primo punto, l'abolizione del titolo quinto della Costituzione, cioè l'abolizione della riforma del titolo quinto della Costituzione. Io questo qui lo espliciterei proprio come dichiarato nel primo punto. Un'altra proposta che vi faccio è, onde evitare di riprodurre tipo quello che è successo alla NAO a Firenze, secondo me è una nazione coloniale, perché se qualcuno si permette di dire qual è il mio bisogno di sanità sul mio territorio è colonialismo, vi invito di fare la prossima assemblea al sud, perché così magari favoriamo la partecipazione delle persone del sud. E chiudo veramente con l'ultima cosa, cioè qua giriamo intorno ad un punto: chi caccia i soldi per rifinanziare, cioè non c'è da ricostruire qua il sistema sanitario è morto. Chi caccia i soldi? Allora, i soldi li caccia chi li ha cacciati fino adesso, li cacciano chi ce li ha, li caccia i ricchi, perché del sistema sanitario pubblico ne hanno bisogno i poveri. I soldi chi ce li ha può andare a pagare l'intramenia, il privato e farsi la cataratta 2400 euro, quindi che i soldi li cacciano i ricchi. E questo lo dico in una direzione per capire anche chi sono i nostri amici e i nostri nemici. Noi ci dobbiamo mettere in testa una cosa: se vogliamo portare avanti una battaglia che ridia dignità al sistema sanitario nazionale e che dia salute alla popolazione italiana, noi stiamo portando avanti una battaglia di classe, come lo è stato per l'istituzione della 833. Quindi i nostri amici sono tutti quanti quei soggetti che hanno intenzione di fare una battaglia di classe. Chi non vuole fare una battaglia di classe che rimanga fuori, perché è di questo che abbiamo bisogno. Perché vi posso garantire, faccio veramente l'ultimo inciso, parlate dell'abolizione del numero chiuso, ci sono i dati di Crea Sanità, ci sono tutti quanti i report, andateli a leggere. Nel 2021, per la prima volta da quando è stato istituito il mio corso di laurea in scienze infermieristiche, sono laureati più medici che infermieri. Il rapporto dovrebbe essere: per ogni medico laureato ce ne vogliono due. Volete sapere perché non sono laureati infermieri? Perché non lo fanno più un lavoro di merda a 1650 euro al mese, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Natale, Capodanno, e devi prendere pure le legnate delle persone che sono esasperate perché arrivano al pronto soccorso e non hanno più un diritto alla cura che dovevano avere a monte. Ho finito, grazie. Allora, io sono Elisabetta Papini, sono anch'io un'infermiera coordinatrice e lavoro in una struttura della sanità privata accreditata e sono coordinatrice nazionale del Forum per il diritto alla salute. Anch'io quindi vivo tutte queste contraddizioni di cui stiamo parlando, e la prima cosa che volevo dire è che volevo fare una sottolineatura. Innanzitutto ringrazio per chi è venuto, ringrazio per gli interventi perché sono stati molto importanti, secondo me sono contenta anche dell'intervento del compagno della Calabria,
e siamo contenti se si organizza qualcosa in Calabria oppure appunto nel sud, il prossimo congresso per la salute, la linea nazionale per la salute. Non sparite, compagno della Calabria, Vittorio Sacco, non sparite, dico, non sparite, sparite, perché poi alla fine non vi vediamo più. Allora, quello di cui volevo parlare come primo punto è la questione delle risorse, di cui ha parlato anche Federico Greco. Lui ha detto appunto, attenzione, perché se si fa una battaglia sullo stesso territorio per non far chiudere una struttura, poi l'altra al contrario si chiude l'altra. In realtà le risorse ci sono. Il discorso della gestione pubblica, il primo punto, che secondo me questi punti, questi 14 punti devono essere aperti, bisogna farli esplodere anche dalle riflessioni che abbiamo fatto qui insieme, bisogna farli un po' esplodere. La questione delle risorse secondo me ci sono, non bastano mai, quindi è giusto anche aumentarle, ma col discorso appunto delle spese militari. Ci sono, perché le risorse, le stesse risorse che vanno al privato sono risorse pubbliche, che però vanno al privato, che ci fa profitto, anche il privato sociale, quello che dice di essere non profit, e io mi faccio esperienza tutti i giorni, è molto profit invece. E come fa profitto? Fa profitto appunto col privato sociale, dicendo che una visita dermatologica, una visita, una qualsiasi visita può essere più o meno pagata come, come l'impegnativa col ticket. Però quelli sono soldi puliti che entrano e che vanno direttamente al privato. La stessa cosa ci guadagnano esternalizzando anche tutta la parte dei lavoratori. Quindi 14 punti sono punti che devono aprirsi, devono essere, per esempio il punto 5, ecco. E poi un'altra cosa volevo dire, l'ho scritto anche in un articolo recentemente, che credo che siano anche un altro genere di sanità per un altro genere di salute. Lo dico come femminista, lo dico come transfemminista, credo che per noi donne siamo il 67,9% degli operatori sanitari siamo donne. Credo che proprio questi punti, cioè il punto sulla gestione pubblica, il punto sul rilancio delle politiche di prevenzione, il piano straordinario di assunzioni, le reinternalizzazioni, tutte le esternalizzazioni, soprattutto le cooperative che lavorano per la mensa, che lavorano per le operazioni di pulizia all'interno degli ospedali, sono tutte formate maggiormente da donne. Allo stesso tempo le donne sono quelle che poi fanno il lavoro di riproduzione a casa, che hanno figli a carico, che spesso hanno anche magari una persona fragile a carico, sono quelle che fanno questo tipo di lavoro. Infatti sono quelli che, tra virgolette, secondo il sistema non prendono mai i premi di produzione, perché fanno più assenze, perché prendono più congedi, perché devono dimettersi, le famose dimissioni bianche. Credo che questi 14 punti siano fondamentali anche per un altro genere di salute. Il punto 5 sulla prevenzione è un punto che parla di consultori, che parla anche di tutela della salute della donna. Quel punto lì però i consultori li dobbiamo anche nominare in questi punti, penso che siano importanti, come diceva prima Graziella. Perché vanno nominati? Vanno nominati perché in questa società patriarcale, cosa che non si nomina non esiste, quindi vanno nominati, vanno scritti, vanno spiegati che vogliamo i consultori pubblici, laici, non confessionali, dove a che crescita sono arrivata, ecco. E quindi questo, la piattaforma penso che sia importante anche a livello locale. Sono molto d'accordo con quello che ha detto Peppe Evangelista, che ogni punto è conseguenziale dell'altro, che ogni punto può essere ti porta anche all'altro punto. I 14 punti sono legati e possono essere fondamentali sia a livello nazionale che a livello locale.
E l'ultimo punto che volevo sottolineare, quello che diceva Paola Sabatini sul discorso, tu parlavi dell'RSA e del minutaggio, la sanità sulla questione appunto delle assunzioni va specificato il diritto all'adeguatezza, cioè deve essere il numero giusto di il numero adeguato di operatore sanitario in base alla complessità assistenziale dei pazienti. Ne parlavamo prima anche con la collega infermiera sanitaria Gina, che diceva appunto che ci fanno fare le valutazioni di prevenzione della caduta del paziente appena arriva, non perché c'è una vera prevenzione della caduta del paziente, perché poi i pazienti lo sappiamo che devono essere contenuti, perché non ci si fa fisicamente andare da un paziente all'altro, nemmeno per dargli da mangiare, gli si mette tutto in fila, soprattutto nell'RSA, nelle lungodegenze. E perché? Perché c'è la catena di montaggio, l'organizzazione all'interno della sanità deve cambiare e bisogna ripensare a un nuovo modo di lavorare, che una nuova cultura della sicurezza sul lavoro deve cambiare, e deve cambiare anche in base alla complessità assistenziale dei pazienti, che oggi non c'è. Dovrebbe essere un infermiere ogni 6 pazienti, cioè un infermiere ogni 20, un infermiere ogni 40 nell'RSA. E quindi penso che bisognerà fare poi un lavoro di, lo dico per il futuro, un lavoro di tempo esaurito, un lavoro di apertura di questi punti. Grazie. Allora, poi dopo. Grazie, sanità che si sta imbrogliando. T'ho visto. Vabbè, non mi serve. Sarò brevissimo perché non so. No, non so, sono Aimone Spinola della cooperativa Astra, ma che come tanti sceglie delle giacchette da mettersi, perché poi fuori da qua mi pare di capire in tanti siamo impegnati in mille iniziative, e noto anche dagli interventi che il livello di coscienza, di impegno è rilevante. Se fuori da queste quattro mura ci fosse un centesimo della consapevolezza, della volontà, della determinazione, forse diciamo la situazione non sarebbe così drammatica, e questa è una delle sfide che ci si presenta. Quindi già come prima idea, oltre a condividere la piattaforma, che certamente potrà essere approfondita, ampliata, però al fianco di questo noi dobbiamo sviluppare dei documenti che facilitino la comunicazione, la diffusione di questi contenuti, perché abbiamo bisogno del supporto di una comunità enorme che dovrebbe vedere rappresentati i propri interessi su questi punti, e che invece non se li tutela, non li difende. Una delle giacchette che oggi è quella del Disability Pride, un progetto che da qualche anno ambisce a dare visibilità, a mettere pressione sulle tematiche relative a un'enorme comunità. Si stima tra i 3 e i 4 milioni di persone nel nostro paese. Dico si stima perché non c'è il Ministero della Sanità che ha dei dati certi sulla questione, non ha un quadro chiaro. Non ce l'ha nemmeno il quasi neonato Ministero delle Disabilità, nato con i governi giallo-verdi, giallo-rossi, credo sia al terzo ministro della disabilità, il secondo, perché il primo è stato due volte. Non ha portafoglio, non ha voce in capitolo, anzi ghettizza eventualmente per dare qualche contentino a una comunità dal punto di vista comunicativo, spesso anche sbagliando. Quindi comunque dal punto di vista dell'apporto, anche dal punto di vista dei dati, nessuno sa dire niente. Nemmeno sommando i dati delle singole ASL si riesce ad avere un quadro completo, e quando anche si avesse sarebbe una fotografia di quella che invece è una realtà in continuo sviluppo, in continuo cambiamento, perché la disabilità ci si nasce con incidenti che occorrono, o la natura ci porta a un certo punto, nel migliore dei casi, a diventare disabili, perché l'alternativa è peggio, insomma. Questo per dire che nel nostro paese è un problema vissuto da una comunità che, al di là del dettaglio, ha queste dimensioni e queste proporzioni,
alla quale però va aggiunto un indotto, che è quello dei caregiver, degli operatori, degli assistenti, di chi si occupa di queste persone che spesso non hanno autosufficienza. Il che significa che parliamo di un numero di persone che supera la decina di milioni solo nel nostro paese. In Cina sono 60 milioni, sì, sono più di 60 milioni, cioè un'Italia intera della popolazione cinese è disabile. Quindi è un problema che si pone, è una contraddizione anche interclassista. Questo ci pone anche un altro elemento che è stato citato su alcuni aspetti, ma come si diceva, o qualcuno dei presenti, se non sbaglio, è intervenuto pochi giorni fa in un'altra occasione dicendo che la differenza economica di estrazione sociale, diciamo, fa sì che un anziano ricco rispetto al povero abbia 8 denti in più. E a me mi ha colpito, mi sembrava che qualcuno dicesse questa cosa. Voi immaginatevi quando si vivono condizioni di non autosufficienza o disabilità grave o gravissima, che cosa significa? Quindi è vero che è un tema trasversale, ma non è la stessa cosa per tutti vivere una condizione di svantaggio, diciamo così, eufemisticamente. Quindi certo che anche qui c'è un tema anche di classe che deve essere chiarito. Avrei voluto dire tante cose veramente oggi, però la prossima volta non so se sarà al sud, come fantastico, non so se sarà al sud della prossima riunione, ma vorrei intervenire prima perché mi avete fregato tutti i temi durante gli interventi, e quindi devo dire, al di là di essere d'accordo con tutto quello che è stato detto, ho trovato molto interessante e molto stimolante diversi punti di vista che arricchiscono il dibattito, sia per le esperienze dirette sui territori, sia per chi ha avuto magari anche ruoli e condizioni negli ambiti istituzionali o organizzativi, che offrono non solo un punto di vista nell'analisi e nella critica della realtà, ma anche spunto per delle soluzioni che noi possiamo promuovere. Ora però mi ha fatto anche piacere cogliere degli elementi politici nell'analisi di chi mi ha preceduto, perché se noi riuscissimo a trovare una sintesi fra tutte le nostre intelligenze che rappresentasse la soluzione, la bacchetta magica di tutti i problemi, l'abolizione del titolo quinto, l'abolizione del numero chiuso, lo stanziamento di fondi, ne ho sentite tantissime, tutte interessanti. Facciamo questo documento. E dopodiché è vero che non c'è quella sponda politica, quella sponda istituzionale. È vero, come diceva qualcuno, qui il problema non può essere visto meramente nel discutere del sistema sanitario, se non c'è alla base una messa in discussione del sistema intero. Questo è un elemento fondamentale. Allora, riprendendo e recitando questi interventi fatti, mi premeva dire due cose. Uno era appunto capire come dare questa battaglia anche dal punto di vista comunicativo, che è una sfida che con i Disability Pride stiamo portando avanti e per certi versi devo dire anche vincendo, perché ci ha permesso non solo di mettere pressione, certo, voglio fare una parentesi, ci piace vincere facile, perché? Perché il tema della disabilità è una battaglia, una vera e propria guerra quotidiana di chi ha difficoltà a uscire di casa, a scendere dal marciapiede, a accedere alla scuola, allo studio e così via. Non vi cito i milioni di problemi di questa comunità, ma è una guerra che non ha nemici. Nessuno si oppone alle rivendicazioni di questa comunità, tutti d'accordo. Abbiamo fatto commissioni con 60 parlamentari, tappeti rossi, inviti, è il Parlamento, il partito, tutti d'accordo sono. E quindi noi ci siamo trovati un po' come il judoka, no? Sbilanciati, perché arrivavamo arroganti a pretendere diritti, e tutti, ma avete ragione, giusto e giustissimo. Poi però abbiamo l'ostacolo della politica, abbiamo l'ostacolo della sistematizzazione di quelli che sono i processi che dovrebbero avvenire. E alla base di questi un aspetto culturale di fondo, cioè se non c'è la pressione della società, quella massa critica che impone dei cambiamenti, non si troverà mai una lira, un decisore politico, un privato che non gli costerebbe nulla mettere uno scivolo banalmente. Voglio chiudere il tema della disabilità, che era il primo dei due temi, con una considerazione. Dicevo, l'aspetto comunicativo è stato fondamentale per noi e dobbiamo continuare a lavorare su questo. E questa esperienza come Disability Pride la voglio riportare qua, perché credo sia necessario alimentare non solo il contenuto al nostro interno per l'approfondimento, ma come dicevo va ampliato ovunque. La seconda cosa sulla disabilità è che dietro questa parola
che usiamo per praticità, in realtà si cela un mondo molto eterogeneo e molto complesso. Le disabilità sono fisiche, sono psichiche, sono senso-percettive, sono di varia natura, gli anziani, chi per una questione temporanea, anche fortunata, cioè una donna incinta o col passeggino ha delle difficoltà nella mobilità, no? Quindi nelle nostre città e nel relazionarsi con gli altri. E quindi è un aspetto che dobbiamo considerare. L'altro elemento su cui voglio chiudere, non ripeto quanto è già stato detto, e cioè l'analisi politica del contesto della fase che ci permette di capire dove dobbiamo agire. Però c'è un elemento di contraddizione che fortunatamente, con piacere noto, è stato colto, è stato scritto, è stato accennato, che è la madre di tutte le contraddizioni e che è un aspetto strutturale che supererà anche i temi che noi stiamo discutendo, che è il tema della guerra. Questo elemento cambieranno le leggi sulla sanità, ci metteremo d'accordo, litigheremo sull'autonomia differenziata, ci amministreremo come riusciremo a seconda del vice ambasciatore che comanderà ai nostri primi ministri cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. Abbiamo avuto adesso, non so se qualcuno l'ha notato, il commiato di Tajani fatto alla morte di Berlusconi dal cimitero di Arlington. Qualcuno ha notato questo elemento? E chiudo dicendo questa cosa: il cimitero di Arlington è a metà strada, 50 metri dal Pentagono e la Casa Bianca, e lui casualmente, col corpo caldo del caro defunto, si trovava lì, non so a fare che, a pregare, immagino. Questo per dire che è evidente che noi dobbiamo capire che il tema della guerra, per queste due ragioni, è fondamentale. Quella banale della coperta, che evidentemente noi parliamo di 180 milioni tolti o i 15 milioni erogati al San Giacomo chiuso a Roma due settimane dopo la spesa di 15 milioni, parliamo dei 78 milioni, parliamo di queste dimensioni e non parliamo di un decreto dei 7 fatti fino ad ora che toglie 2 miliardi sottratti a tutte le altre spese sociali. Se noi non affianchiamo una presa di coscienza, io non credo che cambierà né il sistema sanitario né la soluzione a queste problematiche, se non intendiamo che va messa in discussione una visione di mondo, una progettualità che fa guardare in faccia l'uno con l'altro e trovare sicuramente le migliori soluzioni per aiutarci, per curarci, per autodeterminarci e vivere bene. Grazie. Emanuele Balanzano di Medicina Democratica e poi Iones Mannino e Giulia Materni dopo e Stefano Corsini dopo. Faccio una sottolineatura: non ci scomponiamo alla fine, siamo stati bravi con questo regime degressivo e rispettiamolo in modo che siamo nei tempi. Grazie. Dunque, buon pomeriggio a tutte e tutti, almeno da questa parte, diciamo, poi ci siamo già confrontati insieme. Dunque, io vorrei ripartire sia come Medicina Democratica, di cui ho l'onore di ricoprire il ruolo di vicepresidente, e anche in realtà come Firenze Città Aperta, che negli ultimi tempi mi sta un po' dando mandato di, sul territorio in particolare di Firenze, area metropolitana fiorentina, di promuovere una serie di iniziative sul territorio proprio dedicate al tema della sanità pubblica. Abbiamo iniziato ieri con la Casa del Popolo di Settignano e proseguiremo. Questo lo dico perché intanto per cominciare non siamo tutte e tutti d'accordo, perché ad esempio noi abbiamo avuto dei limiti posti ad esempio da Arci, che non ha voluto in qualche modo fare pubblicità all'iniziativa di ieri, e dovremo probabilmente un attimo confrontarci sul perché. Forse perché l'iniziativa non era assolutamente, come dire, era un po' trasversale ai movimenti e ai partiti. Detto questo, mi piacerebbe sottolineare alcune cose che sono state già dette, quindi non voglio dire cose che già si sono sentite, ma insistere su alcuni punti su cui anche come Medicina Democratica stiamo molto lavorando, e penso al lavoro grosso che sta facendo Edoardo e non solo, ovviamente sul territorio anche la Paola e Marco. Cioè, riprendiamo il concetto della salute come diritto costituzionale fondamentale. E perché metto la parola costituzionale nel mezzo? Perché non voglio cadere nell'equivoco di sposare la causa del salute diritto fondamentale. Possiamo dialogare con loro, ma possiamo essere qualcosa di altro e di diverso. Non entro nel dettaglio perché non avrei tempo in questo momento, credo.
Così come dall'altra parte noi dobbiamo promuovere le case della salute, ma non necessariamente le case della comunità, anche perché noi crediamo è una parola, cioè, diciamo lottiamo per la salute pubblica e per la salute della collettività, ma non necessariamente della comunità, se questo rischia di essere un termine ambiguo che sentiamo usare nel mondo cattolico e che c'entra. Sulla realtà fiorentina noi sappiamo quanto anche nel territorio, ad esempio le piagge, promuovere iniziative importantissime e quanto possiamo essere insieme in questo. Aggancio quindi un'altra parola, ho sentito parlare di resistenza e sono profondamente d'accordo su questo, io direi anche convergenza, visto che siamo sul territorio dove le lotte della GKN sono diventate un po' un simbolo, ma che non siano un'icona che resta un po' slegata anche dalle, come dire, dalle nostre battaglie, dalle nostre lotte. In questo senso la convergenza è anche quella, come è stato detto oggi più volte anche in apertura, degli interessi e dei diritti sia delle lavoratrici e dei lavoratori che delle persone tutte, non chiamerei nemmeno cittadine e cittadini, perché noi sappiamo che è un diritto anche delle persone che non hanno magari la cittadinanza, no? Ma che hanno diritto ad essere curate e non solo essere curate, anche a fare prevenzione. E quindi in questo senso io ritengo che sia molto importante parlare anche di tutte quelle prassi di mutualismo e ringrazio tantissimo l'intervento della compagna di Napoli che credo abbia aperto le porte e mi dispiace che non siano qua ma probabilmente dovranno poi partecipare anche loro a una serie di realtà che anche sul territorio fiorentino ci sono, come sul territorio torinese ci sono, come sul territorio bolognese ci sono, parlo di queste realtà perché le conosco un po' meglio lavorando a ponte fra Bologna e Firenze. Perché credo che davvero il mutualismo, per come viene espresso da tante giovani compagne e compagni, non è assolutamente la solidarietà intesa come pacca sulla spalla o ti porto il genere alimentare e tutto finisce lì, casomai il genere alimentare è un veicolo, la coperta è un veicolo, ma poi si va oltre, ma si va oltre anche per popolare i servizi, perché noi abbiamo bisogno di persone che vadano sul territorio davvero per poi far sì che dal territorio si vada a bussare alle porte dei servizi. Detto questo, io cercherei anche di rimettere in forma un po' diversa, e già ho visto che in una seconda versione è stato posto questo, il tema della lotta che rischia di essere uno scontro fra coloro e tutte le persone che lavorano per e dentro la sanità pubblica, ma con forme contrattuali diverse. Forse prima bisogna anche conoscerle un po' meglio. Ieri sera Gavino Masciocco parlava, e chi lo conosce sa come poi magari ha cambiato anche posizione in questo, parlava dell'importanza della, come dire, del fatto che la medicina generale divenga, o meglio i medici e le mediche di medicina generale, divengano dipendenti del servizio sanitario. E credo sia una cosa importantissima. Lui magari se lo può permettere di dirlo per l'età che ha, per la posizione in cui è, io direi di no, perché comunque è importante che lui lo dica e che si esponga anche contro la FIMG come sindacato. Che ha continuato a formare medici in medicina generale, lui anche ieri sera diceva, e lo continuerà a dire, oggi era a Roma un'altra iniziativa, stanno promuovendo una serie di anche di percorsi formativi in questo senso, che anche la specializzazione della medicina generale deve rientrare dentro la specializzazione della medicina, appunto, cioè non devono essere formati i medici e le mediche da un sindacato. E ugualmente dovremmo stare attenti a tutte quelle forme di specialistica ambulatoriale che oggi non sono in realtà il privato, a mio parere. Poi non voglio entrare nel dettaglio anche qui perché mi perderei, ma quello che è importante è ritornare al fatto che se la salute è un diritto costituzionale fondamentale, noi dobbiamo ritrovare le risposte ai bisogni di salute dentro il servizio sanitario. Vediamo cosa succede dentro, ok, non facciamo le lotte interne di scontro tra di noi, ma cerchiamo soprattutto di ricordarci che dobbiamo lavorare per quelli che oggi potremmo definire livelli essenziali di progettazione, copartecipazione nella progettazione. L'importante è che non si faccia solo, come dire, prestazione e quindi l'EPS, tutta la questione che c'è come dibattito in corso anche a livello di politiche sanitarie, ma al tempo stesso nemmeno i bonus, perché oggi i bonus ci sono sul territorio e nel privato, ahimè,
ma ci sono anche dentro il servizio sanitario, laddove in alcune realtà, penso più in Toscana paradossalmente che in Emilia Romagna, si chiede di lavorare per pacchetti, quindi la persona che accede al servizio deve comunque essere seguita per pacchetti, non per un progetto personalizzato per cui prima si studia qual è il bisogno, si cerca di vedere una sua multidimensionalità e in questo senso non solo il bisogno sanitario, ma è importantissimo quello che oggi è stato sottolineato, si parte dal tema della povertà, cioè perché da lì si misura anche, no, la nostra capacità come servizio sanitario di prendersi cura dei bisogni della gente, perché è lì che bisogna ridurre, no, la soglia in qualche modo che differenzia la persona benestante dalla persona che non ha strumenti, ma quelli economici. Con questo, e chiudo, credo che sicuramente anche chi ha comunque debba essere considerato dentro, perché dobbiamo lavorare insieme in una coprogettazione dove davvero non sia pubblico o privato, ma sia, come dire, nell'intreccio di quelle che è l'analisi dei bisogni, che contempli sia il bisogno sanitario, che il bisogno sociale, che il bisogno di casa, che il bisogno di trasporti, che il bisogno, cioè di tutto quel di formazione, che sia a livello di comunque pubblico. In questo senso credo che tutte e tutti qui abbiamo diritto di parola anche con le nostre diverse, come dire, giacchette o vestiti, o perché è importante che ci siano anche gruppi diversi che ci rappresentano. Grazie. Allora, adesso Iones Magnino, poi Giulia Maderni e Stefano Corsini. L'ultimo intervento è Stefano Corsini. Allora, io allora, intanto sono molto contento, appunto, che perché nei mesi passati mi è capitato di discutere se avevamo meno bisogno di una piattaforma. Invece mi sembra che il lavoro che è stato fatto, i punti che sono stati elaborati, il fatto che siano così intrecciati l'uno con l'altro, come dire, è un punto di forza. Ed è anche quello che ci permette di andarci a confrontare con chiunque. È stato affrontato anche nell'intervento che mi ha preceduto il tema del mutualismo. Io credo che sia un tema su cui dovremmo veramente aprire una discussione. Io faccio due provocazioni su questo, perché io penso che quando si affronta i temi dal punto di vista di chi lavora, cambia un po' la prospettiva su tutto. Negli ultimi due anni io ho diversi amici che lavorano nei servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali. Molti di loro hanno lasciato il lavoro e sono andati a fare altre cose, ma questo è un fenomeno che riguarda tutta l'Europa, cioè i sindacati europei hanno denunciato quanto questi lavori vengono abbandonati. E allora parlando, cioè vi riporto in modo, se volete, un po' provocatorio due cose che mi sono state dette da queste lavoratrici e lavoratori, perché come ricordava Elisabetta, in gran parte sono lavoratrici. La prima è un piccolo slogan che è stato fatto durante un presidio, dice: la cooperativa ha fallito, adesso tocca allo Stato. Ok? Quindi per dire che, cioè, se l'associazionismo, le fondazioni, il terzo settore, tutte le articolazioni e così via non sono in grado di fare in modo che il lavoro di cura delle persone sia un lavoro dignitoso, è bene che si occupino di altri. Questo secondo me deve essere molto chiaro. Oppure bisogna che queste realtà si mettano in discussione e dicano che cazzo hanno fatto fino adesso e come hanno condizionato e ridotto il lavoro all'interno di queste realtà. Questo sì, è l'altra frase provocatoria che riporto da queste conversazioni: è l'unico welfare di comunità che conosco che funziona è quello delle organizzazioni criminali. Ora, sono delle frasi molto forti che esprimono in qualche modo anche l'incazzatura, l'umiliazione e la rabbia di chi ha lavorato in questi settori. Però ecco, secondo me dobbiamo, io ho grande rispetto per chi si impegna nei territori, apre sportelli,
rispetto agli operatori sanitari avendo tutte le porte chiuse all'interno delle aziende pubbliche o sul posto di lavoro privato, decidono di fare attività di volontariato e così via. Però è chiaro che è necessario che ci si interroghi su quello che si sta facendo e su dove si porta. Io credo che noi veniamo da una stagione molto lunga in cui, a fronte di un arretramento dello Stato, dei servizi pubblici e così via, si è tentato di mettere delle toppe, però poi il risultato è che oggi noi qua siamo in mutande. Allora io, ecco, adesso sono stato molto destro, penso. Vorrei dire che io non è che credo che, cioè non sono, come dire, statalista in modo, diciamo, cieco e così via. Penso che le realtà, le associazioni, c'è una lunga storia di impegno nei servizi per la salute mentale e per la disabilità, in cui il ruolo di gruppi, associazioni e così via è stato fondamentale per innovare profondamente il modo di prendere in carico le persone. E quindi credo che questo aspetto vada preservato, però io preferisco chiamarlo, più che mutualismo, vorrei che fosse partecipazione, democratizzazione dei servizi. E la vorrei dire così: secondo me, senza un servizio pubblico, i beni comuni non esistono. I beni comuni e le comunità non esistono se non esistono i diritti, e senza il servizio pubblico non esistono i diritti. Quindi io ci tengo a dire questa cosa. E la voglio, con questo ragionamento, lo voglio collegare ad alcuni dati che devono essere chiari. In molte realtà si parla di rischio di privatizzazione, quando noi sappiamo oramai numeri in modo inequivocabile che in interi ambiti assistenziali, dalla riabilitazione, la lungheggianza ospedaliera, tutti i servizi territoriali, fino all'assistenza domiciliare integrata, la percentuale di privato, di soggetti erogatori privati di posti letto ospedalieri, posti residenziali, posti semiresidenziali, trattamenti ambulatoriali e domiciliari, oltre il 95% di questa roba è in mano ai privati, almeno è così. E questa roba qua si mangia il 50% dei bilanci delle aziende sanitarie. Se questo aspetto non è chiaro, non capiamo di che cosa stiamo parlando, e c'è una correlazione strettissima che laddove c'è un equilibrio di posti pubblici e privati, c'è un contratto della sanità pubblica, c'è anche un contratto dell'ospedalità privata, dove più o meno livelli retributivi, diritti e così via reggono. Laddove il privato ha il monopolio, finisco e concludo, appunto c'è la giungla, ci sono i 46, sono più, qualcuno ha detto 28, sono almeno una quarantina di contratti pirata, firmati da organizzazioni pirata, sia dei padroni che dei lavoratori, pirata in tutti e due i casi, e non si riesce a garantire un livello dignitoso né di lavoro per chi lavora, né di assistenza per chi deve essere assistito. Giulia Maderni. Giulia. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io sarò veramente telegrafica, perché sono svegliata ieri mattina alle 8 e ho smontato dal turno di notte e sono veramente alla fine delle mie risorse psicofisiche. E io sono Giulia, sono un'infermiera, lavoro in rianimazione in un ospedale di Roma e sono membro del Forum per il diritto alla salute e mi occupo ad Agrobax, un centro sociale di Roma, di gestire uno sportello di orientamento ai servizi sanitari, uno sportello di salute popolare, come altre esperienze che mi hanno preceduto hanno introdotto. Non entro nel merito dei temi degli interventi che mi hanno preceduto, perché sono stati veramente
tanti, complessi e ci vedono tutti nella linea, no? di unione che ci ha portato qui oggi. Io credo che ci servirebbe uno spazio molto più ampio di una giornata per dibatterli veramente in maniera approfondita. Credo che un po' riprendendo il taglio di genere di Elisabetta, il taglio di classe del collega di Catanzaro e tutti veramente i contributi, il taglio sulla disabilità che ha dato Emone, quello sulla connessione profonda fra le lotte territoriali e la partecipazione della popolazione a quelle che sono le decisioni sulle scelte di indirizzo di salute pubblica che ha riportato Peppe. Credo che veramente abbiamo tantissimo lavoro da fare, ma per farlo dobbiamo esserci quotidianamente, dobbiamo essere uniti, dobbiamo fare in modo che le assemblee, i congressi si trasformino in una lotta quotidiana nei vari territori che la animano, ok? E dobbiamo condividere queste esperienze. In un mondo, in una società che ci vuole sempre più divisi, è veramente l'ora di unirci, perché è veramente se no troppo tardi. Non mi dilungherò a raccontare i problemi che viviamo nel mondo del lavoro, veramente non sono in questo momento in grado di farlo, è tardissimo e credo che ci sia bisogno di lasciare spazio invece alla discussione. Vi voglio invitare invece a costruire insieme e a partecipare a quella che stiamo immaginando come una giornata, quella del 2 settembre a Roma, in occasione di Renoiz, che è un festival che organizziamo ogni anno in ricordo di un nostro compagno che è stato ucciso vilmente a coltellate dai fascisti nel 2006. Stiamo immaginando una giornata in cui parlare proprio di che mondo immaginiamo, ok? Quindi quale sanità per quale salute? E su questo, ripartendo un po' da questo interrogativo, per di nuovo anche proporre un'idea, un modello, perché di cosa ci lamentiamo lo sappiamo bene tutti. Chi lo vive come utente, chi lo vive come professionista, chi lo vive come familiare, lo sappiamo bene tutti. Dobbiamo iniziare a non parlare più di anti, di contro, ma di che cosa vogliamo. Dobbiamo prenderci quello spazio di parola nei territori e dobbiamo fare in modo che le esperienze di territorialità, di prossimità, siano quel veicolo che ci porti a far arrivare le persone qualunque alla lotta insieme a noi. Perché altrimenti non abbiamo futuro noi e non ha futuro la sanità. Quindi vi invito tutti e tutte a partecipare insomma, alla costruzione che poi verrà ovviamente pubblicizzata di questa giornata, di momenti seminariali, di laboratori e di presentazioni di libri, tutto incentrato sul tema di quale sanità per quale salute, il ricordo di questo nostro compagno ucciso. Ma la cosa che veramente mi preme a chiusura anche un po' di questa giornata, senza ripetermi troppo, sperate che questo sia un passaggio, ma di una fortificazione di questo processo di rete che si deve ritrovare nei congressi, ma che deve essere tutti i giorni presente poi nelle lotte, nei territori e ritrovarsi a livello nazionale. Grazie. Allora, l'ultimo intervento, Stefano Corsini, USB Sanità. Buonasera a tutti e tutti, Stefano Corsini, USB, mi occupo di sanità. Avevo quasi deciso di non intervenire perché è stato detto di tutto e di più, però ci sono alcune cose che insomma mi piacerebbe puntualizzare. Io ho sentito parlare di numero chiuso, ho sentito parlare di specialistiche, ho sentito parlare che i medici non ci sono perché non ci sono numeri sufficienti per le specialiste. Dati dell'ANAO, l'ANAO, il maggiore sindacato dei medici ospedalieri, questa cosa sfalta completamente. Il 6% delle borse di studio messe a disposizione a livello nazionale vanno deserte fra borse di studio non assegnate e abbandoni che raggiungono il 61% nelle specialistiche che poi non sono spendibili dopo nel privato. Cioè c'è il paradosso che noi formiamo e specializziamo medici che poi lavorano nel privato. Il numero chiuso.
La sanità, come tutto il pubblico, ha subito dei tagli impressionanti. Togliere il numero chiuso ora, seppur giusto dal punto di vista concettuale, non ha significato, perché le strutture universitarie non sono in grado dal punto di vista strutturale di garantire corsi. Allora questa faccenda qui o si valuta complessivamente, o se no parlare di togliere il numero chiuso non ha significato, questo ce lo dobbiamo mettere in testa tutti. Ho sentito parlare di mobilitazioni, ho sentito parlare di coinvolgimento delle persone, ho sentito parlare che senza la gente non si va da nessuna parte. Assolutamente giusto, assolutamente giusto. E io parto dall'esperienza che è stata citata prima del 2015 in Toscana, quando davvero in 3 mesi siamo riusciti, fra comitati, sindacati di base, associazionismo vario, a raccogliere quasi 50.000 firme per il referendum abrogativo della legge di riordino del servizio sanitario regionale, la legge che ha accorpato le ASL portandole in Toscana da 10 a 3. Tre ASL che hanno un'estensione territoriale che è incredibile, è ingovernabile dal punto di vista della gestione e è invivibile dal punto di vista dei pazienti e dei cittadini. Perché? Perché all'interno di queste mostruosità che sono state create, si sono inventate le prestazioni di area vasta. Cioè, te anziano, te malato con delle difficoltà, se c'hai da fare un esame, se c'hai da fare una prestazione, ti mandano magari da Orbetello, sapete dove Orbetello è al confine con il Lazio, ti mandano magari a Arezzo, E questo per far cosa? Per evitare la tagliola delle prescrizioni differibili, urgenti, va bene? Ma queste sono cose che non succedono qui da noi e basta. Vittorio prima ha descritto la situazione della Calabria, che dal di fuori è ancora parecchio più drammatica di quello che stiamo vivendo noi, no? Però io vorrei ricordare che nel 2012 la Toscana si è avvantaggiata per quello che riguarda il Pustiletto, perché Balduzzi ha portato a 3,75 posti letto ogni 1.000 abitanti la dotazione. La Toscana si è avvantaggiata perché l'ha portata al 2,20. 2,20 senza però considerare le differenze territoriali che esistono. Perché magari c'è l'area metropolitana fiorentina che è servita in un certo modo. L'ospedale o il territorio di San Marcello Pistoiese piuttosto che quello della Miata, cioè le zone disagiate che esistono e esistono alla grande anche in Toscana, noi abbiamo come USB girato una sorta di documentario sull'ospedale di Casteldebbiano, cioè Casteldebbiano dista la bellezza di 60 chilometri da Grosseto, 60 chilometri, e non ha un pronto soccorso, ha un posto di primo soccorso dove se ci sono dei problemi al limite viene stabilizzato, poi prendi la tua ambulanza e ti portano via. Ma non è solo il disagio per il disgraziato che ha avuto qualche problema, e i familiari che magari sono costretti a viaggi della speranza, chiamiamoli così, per andare a assistere un familiare a 70-100 chilometri di distanza dal luogo di residenza. Io credo che sia utile ricordare che hanno fatto la sanità, non so nemmeno bene come definirla, noi abbiamo 6 milioni di persone che rinunciano alle cure. Ma non alle cure, rinunciano alle più elementari norme di prevenzione per mancanza di reddito. In una fase come questa
dove determinanti sociali della salute sono in caduta verticale. Reddito, la formazione, la scuola, la salute, perdonatemi, l'ambiente. La spesa delle famiglie su un totale di spesa sanitaria di 164 miliardi all'anno ha raggiunto il 37%, il 23%, 37 miliardi di euro. Non so dati del Centro Studi dell'Unione Sindacale di Base, so i dati del MEF, del Ministero di Economia e Finanza. Cioè questo è successo alla sanità. Questo è successo alla più bella conquista che ci sia mai stata in Italia, un servizio sanitario pubblico, universale e gratuito. E noi ce lo siamo fatti portare via, legge dopo legge, contro riforma dopo contro riforma, sin dall'inizio degli anni 90. Mi dicono tempo esaurito, pensavo di essere stato più breve. Ora però io è la prima volta che vengo a una riunione del genere, sono contentissimo. Tanti belli interventi, però rimango con l'interrogativo. E ora che si fa? Cioè, ora che si fa? Come si procede? Ci vediamo la prossima volta? Riparliamo? Che succede? Noi come USB, cioè abbiamo pensato, non da soli, alcune persone che sono state protagonisti del referendum del 2015, a un'iniziativa di legge popolare che racchiude tutti i vostri punti, che sono quelli punti, c'è poco da fare. Però queste cose bisogna dargli gamba, perché se non gli diamo gambe, non gli diamo un motivo per allargare, per fare un passo in avanti, ci ritroveremo la prossima volta a discutere i soliti argomenti. Ci ritroveremo. Perché hai accennato al discorso dei medici di medicina generale. È chiaro, devono ritornare a essere sotto il Servizio Sanitario Nazionale. È stato uno dei motivi per cui Gavino Masciocco ha assistito al fallimento delle case della salute, perché nessun medico di medicina generale ha alzato il culo e è andato nelle case della salute. Punto. È questa la realtà. E allora, insieme a questa cosa qui, mettiamoci che il medico di medicina generale torna alle dirette dipendenze del servizio sanitario. Ritorniamo alle ASL provinciali, perché questi, dico l'ultima cosa e smetto, perché questi hanno allontanato i centri decisionali dai territori. E dalle esigenze di salute dei territori. Io, se volete, metteremo a disposizione di tutti questa faccenda qui, questa roba. Credo che sarebbe opportuno cercare di mettere insieme tutti a ragionarci su questa cosa e vedere gli andamenti, perché credo che possa essere aggregante davvero per la gente. Grazie. Allora, siamo più o meno nei tempi. Adesso come procediamo? Ovviamente rispondo quindi direttamente alle cose che diceva il compagno di USB. Noi siamo qui per questo, per costruire una rete di gruppi, associazioni, movimenti che su le cose dette oggi trova un modo di rimanere in collegamento, mettendo insieme le esperienze locali e quelle nazionali, per darci maggiore forza. Se non si forma un movimento di massa, o comunque forte, è difficile che queste cose passino. Allora, come procediamo adesso? Io adesso prima vi propongo una mozione che è stata proposta da alcuni compagni di Roma sulla faccenda della guerra. Poi dopo vi leggo le integrazioni all'appello e alla piattaforma sulla base delle cose dette oggi. Tuttavia non avremo nel tempo né la possibilità di discuterne oggi, anche se io penso di essere stato il più possibile accogliente di tutto. Ovviamente non possiamo fare un documento di 40 pagine, già una piattaforma di 14 punti è grossa,
se questi punti, come vedete, si allargano, diventa una cosa un pochino più lunga, però dovete avere pietà anche per chi legge, se non possiamo fare una roba che... No? Allora, quindi, e poi darò la parola a Silvano per le conclusioni più politiche. Allora, vi leggo la mozione sulla guerra. L'Assemblea riunita a Firenze il 17 giugno 2023, promossa dal percorso del Congresso Rete Nazionale Salute e Sanità, esprime la propria determinata opposizione alla guerra intercapitalista in corso nei territori e sulle spalle dei popoli ucraino e russo. Denuncia la dura guerra fondaia della NATO e ne chiede lo scioglimento perché fonte devastazione e miseria. Respinge l'economia di guerra che è nata Unione Europea e Unione Europea attraverso il governo Meloni e la complicità anche di opposizioni istituzionali stanno imponendo a lavoratrici e lavoratori e che attraverso carovita, taglia sanità e istruzione, soppressione già insufficiente reddito di cittadinanza finanziano le produzioni di armi e la partecipazione alla guerra. Invita alla lotta contro la guerra a partire dall'opposizione al proprio imperialismo, dal disfattismo e dalla diserzione per la fraternità e l'unità dei proletari di tutto il mondo. Contro il cambiamento climatico liberiamo i nostri territori dalle servitù militari. Per la salute azzeriamo le spese militari e finanziamo il servizio sanitario nazionale. Se non ci sono osservazioni o disaccordi, la domanda è approvata. Allora, adesso devo avere un po' di pazienza perché io devo leggere i miei appunti e sarà un po' faticoso, cercherò di dire. Allora, noi prendiamo la piattaforma e la piattaforma rimane uguale nella parte iniziale, che è un'analisi più o meno di quanto accaduto, e si modifica nell'appello, perdonatemi. Sì? 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 Va bene. Comunque, per non dove è declinato al maschile, mettere la sua, va bene. Troveremo un modo grafico. Allora, per discutere, quindi la parte finale dell'appello funzionerà così: per discutere e approfondire quali risposte formulare contro questo attacco, faccio riferimento a quello che c'è scritto prima, in continuità con i congressi per la salute. Si è tenuta l'assemblea organizzata a Firenze il 17 giugno, aprendo una discussione delle strutture e soggetti interessati, opporsi alla deriva mercificante e allo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di creare una rete nazionale salute e sanità in base alla piattaforma, diciamo, allegata, discussa, eccetera, eccetera. La guerra. La crisi economica e ambientali comportano un ulteriore attacco alla salute con divisioni e guerra tra poveri. Adesso casomai questo lo scriveremo meglio in italiano, però il concetto è questo. Va bene. Il governo di destra Meloni accentua ulteriormente le linee dei governi precedenti, imprimendo alla deriva tecnocratica una svolta ancora più autoritaria e antipopolare. Serve un movimento di lotta per la salute basato sulla non delega e per la salute e la sanità pubblica, bene, ripeto, basato sulla non delega, convergenze nazionali e locali, e faccia proprio slogan, adesso non è come dirlo, fare come a Cariati, va bene, così facciamo un riferimento anche culturale, cinematografico, sociale alla vicenda dell'ospedale Calabrese. Questa è la chiusura dell'appello con la modifica e l'attualizzazione rispetto all'appello che è stato scritto mesi fa, quindi ovviamente un po' va contestualizzato. Allora, invece, i punti che rimangono quelli. Ma questo sta nella. L'appello devi prendere tutta la parte iniziale. Ok, la palla devi leggere tutta la parte prima, questa è la confusione e la attualizzazione dell'appello rispetto al contesto, all'assemblea, a quello che abbiamo discusso, ma anche al contesto politico. Le cose ci sono tutte, se riprendi l'appello, se lo hai ricevuto o lo trovi lì, dovrebbe essere da qualche parte. Ok, perfetto. Allora, i punti rimangono gli stessi con queste integrazioni, quindi io rileggo più o meno i punti. I punti che non leggo vuol dire che sono quelli che rimangono uguali. Il punto 1,
riorganizzare il Servizio Sanitario Nazionale interamente a controllo e gestione pubblica, partecipata e popolare, anche attraverso esperienze di autodeterminazione, umanizzazione e autogestione della salute e delle cure. Punto 2. Scusatemi, sempre nel punto 1, basato, quello che ho detto prima, sulla produzione diretta di servizi. Va bene, quindi punto 1 si arricchisce di questi aspetti di questo tipo. Il punto 2, qui per venire incontro a quanto detto prima dalla compagna, rimane la ridefinizione del servizio nazionale non più basato su principi di aziendalizzazione e di privatizzazione, cose già espresse, quindi non lo ripeto. Allora, il punto 3, eliminazione del profittevole meccanismo dell'accreditamento delle convenzioni con i privati, compresi i medici di medicina generale, per le scelte di specialisti ambulatori convenzionati, e questa è la cosa che mi sembra importante anche pensando ad alcuni interventi fatti, anche per far fronte alla cronicità, non autosufficienza e fragilità nella popolazione, perché il problema del territorio è che questo modello, come ho detto in molti, così com'è, mentre l'ospedale in qualche modo fa, no, l'emergenza, il territorio è quello più incasinato, dove invece la cronicità, la non autosufficienza e la fragilità, insomma, si scaricano senza spesso soluzioni. Il punto 5, rilancio delle politiche di prevenzione della salute della donna e di genere nei consultori e della salute mentale in tutte le attività nei territori e nei luoghi di lavoro, a partire da ambiente, reddito, lavoro, casa, abitazione, casa, istruzione. Bene, quindi si fa riferimento chiaramente al sistema sociale in cui viviamo. Vabbè, salute delle donne. Salute donne di donne di genere, se ho detto. No, un attimo. No. Sì. Vabbè. Allora, vi chiedo un attimo una cosa. Io ho cercato con grande fatica, va bene, di mettere tutto. Allora, se adesso su ogni cosa non abbiamo la discussione ora, adesso poi avremo modo nella riunione che ci sarà a luglio, la prima riunione del, come si chiama? No, rilancio delle politiche di prevenzione della salute della donna e di genere. Pare che la parola di genere comprenda altre cose, però poi se avete modo di specificare meglio il concetto lo faremo. Nei consultori, quindi stiamo riferimento a dove avviene tutto ciò, e della salute mentale, anche qui potremmo scrivere 12 righe sulla salute mentale, ma no. In tutte le attività nei territori e nei luoghi di lavoro, a partire da ambiente, eccetera, eccetera. Poi, piano straordinario di assunzioni di personale a tempo indeterminato, stabilizzazione precari e reintegrazione del personale delle attività esternalizzate, attraverso normative e standard di personale. Allora, in realtà la parola giusta che io ho scritto qui, standard adeguati di personale, la parola giusta è adeguati, ma bisogno è più ambiguo, nel gergo sanitario la parola giusta è adeguati, va bene? Poi, incremento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale con destinazione lo stesso esclusivamente al pubblico, attraverso la progressività del prelievo fiscale. E eliminando il pareggio di bilancio, l'obbligo di pareggio di bilancio in Costituzione. D'accordo? Questo mi pare anche questo acquisito. Il compagno diceva di mettere il contratto, passarlo prima come punto, lo dico qui, legato al piano straordinario di assunzioni, contratto nazionale unico per tutti i lavoratori e lavoratrici della sanità pubblica e privata, superando le differenze giuridiche e salariali. Mi sembra che questo sia la cosa, perché chiediamo questo? Per questa ragione. Eliminazione del numero chiuso universitario, compresi i corsi laurea, professioni sanitarie e sociali, nei corsi di specializzazione e formazione specialistica universitaria del medico e medicina generale, adeguando strutture universitarie, borse di studio e specializzazione e
i programmi di studio. Adesso questo detto così, casomai sembra una cosa che possono capire pochi addetti ai lavori, però il problema è che nelle facoltà, soprattutto di medicina, si insegnano cose, insomma, non sufficienti per affrontare il lavoro che poi bisogna fare. Vabbè, rifiuto l'autonomia regionale differenziata a partire, non dalla, non dobbiamo eliminare il titolo quinto della Costituzione, dall'abolizione delle modifiche del titolo quinto della Costituzione. Beh, questo era il concetto del compagno, non ricordo chi ha detto stamattina. Poi, abolizione di tutti i ticket sanitari, della pratica dell'intramenia, azzeramento delle scandalose liste da spesa, introducendo nei LEA tutta l'odontoiatria e le patologie orfane e rare. Adesso io dico tante, non so, le endometriosi, la vulvodinia, insomma, adesso potrei fare un lungo elenco, no? Le invisibili, sì. Orfane, rare, invisibili. Comunque, abbiamo, ci siamo capiti. Sì. Poi, per l'ultimo punto, per la democrazia e contro la repressione del Servizio Sanitario Nazionale nella sanità esternalizzata accreditata, contro la sua gestione verticistica autoritaria, a partire dalle grandi dimensioni delle aziende sanitarie. No, l'intramenia rimane uguale, il titolo, io non ho letto i punti che rimanevano uguali. Abolizione di tutti i titoli della pratica dell'intramenia, l'ho detto, non l'ho letto. Beh, io l'ho letta come rimane così, non so come... Cioè, no. No, allora ripeto, no, non ho capito, perdone. No, cioè, però già da prima la cardiologia stava facendo la testa. Esclusività, esclusività, però dobbiamo mettere, va bene? Adesso io questo, io questa la mando, mando queste cose così come le ho lette, le correggo un po' meglio e le mando. Poi nella sede della riunione che si terrà, abbiamo detto sabato, non abbiamo ancora detto, non il primo sabato di luglio perché a Roma c'è un ponte, vi ricordo a tutti i romani che c'è il 29, il santo patrono, ed è difficile tenere una riunione con voi. Quindi si farà l'8 luglio e poi ci rivediamo a settembre. Quindi l'8 luglio mattina si fa il coordinamento nazionale, quindi tutti quelli che stanno a mailing list, che anche io ho aggiunto, riceveranno questo testo e la convocazione della riunione da remoto. Una domanda che forse mi è sfuggito un termine a me, che dovrebbe essere inserito nelle cose, relative al consultorio, al motivo del vostro lavoro, eccetera. Hanno democratico partecipato sia l'altro, anche la famiglia. Va bene, va messa all'inizio questo laico, non più basato, laico, va bene, me lo segno qua, lo inseriamo da qualche parte. Io nel frattempo ho detto a fare il giorno i nuovi, i nuovi, il sulla possibilità. Abbiamo capito, ci potrebbe essere un carattere costituzionale finito della professione, quindi quello che lo darei un attimino. Allora, io pur essendo dentro al sistema piuttosto all'interno, conoscendo bene i contratti, eccetera, ho capito la cosa, ma non mi è molto chiaro che la va. Allora, l'esclusività già c'è oggi, ma c'è l'escamotage dell'intramenia, che può essere realmente dentro la struttura o fuori. Nessuno può fare, se è dipendente anche a tempo determinato, quindi solo col contratto di lavoro di dipendenza, nessuno può fare il lavoro in una struttura privata, convenzionata, ovviamente vietatissimo,
neanche non convenzionato, d'accordo? L'escamotage è che dato che tu non trovi, lo racconto per chi non conosce molto, la struttura, non trovi, non ti danno il posto dentro la ASL, nell'ospedale, lo vai a fare in una struttura privata secca. Allora il nostro problema è come scrivere questa cosa che credo di aver capito, bisogna trovare il modo di scriverlo che lo capisca chi legge questa cosa che non è dentro la, la baracca. Diamogli un taglio per favore, scusate, perché altrimenti diventa un po' scorretto. No, non è semplicemente per le 5, è che se seguiamo un metodo, ci atteniamo a quel metodo, non è che alla fine adesso iniziamo la discussione sui punti. Il metodo è: verranno iscritti tutti nella mail list, quelli che erano assenti verranno aggiunti. Dopodiché Edoardo si assume la responsabilità di mandare una piattaforma. Io pure mi sono un po' perso su quello che ho letto, lo dico chiaramente, per cui non saprei se sono d'accordo o non sono d'accordo, se ho parole che non mi convincono, eccetera. Fermiamo un attimo questa questione. Edoardo cerca di recepire tutte le sollecitazioni che sono emerse durante l'assemblea, razionalizza e invia. E su quello facciamo a breve giro, perché la piattaforma, l'ossatura è quella. Dopodiché va semplicemente aggiustata come veniva detto. Finiamo qua questa discussione, si manderà, perché altrimenti io capisco la buona intenzione, però diventa un po' caotico così la discussione. C'è la manina alzata, poi basta. Devo soltanto dico che hai inserito la parola stanza. Se tu potessi rileggere solo questo. Allora, stanza riguarda. Standard normativi adeguati, così veniva fuori. Standard adeguati nel militare fatto, standard normativi personali. Quando parliamo di piano di assunzione straordinario di assunzioni, è molto sentito il fatto di avere il bisogno che si regolino e si rispettino le difficoltà che si poi. Però se non c'è nel piano straordinario di assunzioni, si dice in base a stare per una vita, e guarda che la politica che l'ha dimenticato non è un bisogno di questa cosa. Vi devo interrompere perché altrimenti così non concludiamo. Manderà la copia e chi vuole dirà. Secondo me è così, perché altrimenti cosa? Allora, non ci siamo, dovevamo fare delle brevi conclusioni. È questo quello che si genera quando. No, non voglio un quarto d'ora, mi prendo la grissina. Scusa? Grazie. Ti ringrazio. Sarà una parola che sarà bella se non ci facciamo la nota e lo riceviamo. Ok. Chiuso, perché altrimenti non la finiamo, perché ovviamente le sollecitazioni sono state tantissime oggi rispetto alle conclusioni. È proprio questo quello che è emerso da una discussione come quella di oggi, che sarà molto ricca, ma tutto sommato è stata anche composta, perché si è sviluppata all'interno del quadro delle coordinate che con quella piattaforma che abbiamo presentato avevamo come intenzione. Quella piattaforma non andrà stravolta, quella piattaforma andrà migliorata, chi l'ha aggiunta, ma rimane quello il perno dell'elemento della costruzione, della composizione, dell'unitarietà che tanto abbiamo a più riprese fatto emergere. Detto questo, mi ero preparato delle conclusioni un po' più organiche, invece un po' andrò un po' più a braccio. Rispetto alla riunione, quello che
che volevo mettere in evidenza innanzitutto è la riuscita nel rappresentare durante l'assemblea di oggi un carattere nazionale della discussione sulla questione della salute e della sanità. Era una nostra preoccupazione che non riuscissimo adeguatamente a rappresentare, invece oggi gli interventi sono stati circa una trentina di interventi, dalla Calabria alla Lombardia, dalla Liguria alla Toscana, dalle Marche al Lazio, dalla Campania al Piemonte, eccetera. Un po', diciamo, la situazione si era, come dire, si è rappresentata. Ci fa molto piacere soprattutto la presenza dei compagni che sono venuti dal sud, perché era un nostro cruccio quello sempre che un po' negli ultimi tempi la discussione, la mobilitazione, l'informazione veicolasse un po' da Roma in su, da Napoli in su. In realtà, e questo ci fa ben sperare, già questa partecipazione ci sembra un dato positivo. Io lo intrappolo della proposta che è stata fatta dalla Calabria: facciamo un prossimo assemblea nazionale sul, ben accetto, organizzatela, se vi serve una mano aiutiamo. Per noi sarebbe una cosa, per noi tutti sarebbe una cosa importante, perché altrimenti sembra che nell'azione politica siamo noi stessi a riprodurre l'autonomia differenziata, dove tutto si va da Roma su, invece noi dobbiamo combattere anche l'autonomia differenziata proprio cercando di dare visibilità a tutto il territorio nazionale. Per cui questo è un aspetto che è molto propositivo, molto incoraggiante. Dall'altro incoraggiante, stavo facendo un po' vedendo gli interventi, un terzo degli interventi sono provenuti da lavoratrici e lavoratori o ex lavoratrici e ex lavoratori del comparto sanità. Noi negli ultimi tempi c'era un po' difficile coinvolgere nella discussione, invece un terzo degli interventi si è mosso su questo, per cui anche questo è un aspetto che è incoraggiante da questo punto di vista. Dovremmo insistere su questo tasto, cercando di partecipare, cercare di interloquire con la piattaforma, gli appelli, comunicazione, eccetera, nelle interlocuzioni con le mobilitazioni in cui è coinvolto il personale, i lavoratori e le lavoratrici del comparto sanità, ma anche i lavoratori e le lavoratrici in generale. Sottolineo un altro aspetto, anche questo secondo me abbiamo fatto una piccola discussione intersindacale. Oggi sono intervenuti i compagni del sindacato del SICOBAS, dell'USB, della CUP, dell'ADL, qualcuno della CGIL non ha nome della CGIL, però sappiamo con certezza che stanno dentro. Questo è un altro elemento che ha una sua importanza, significa che si inizia a percepire l'aspetto trasversale del problema della salute e della sanità. In questo senso però, secondo me, è incoraggiante, ma va un po' accelerato, perché dall'altro punto di vista, perlomeno dalla mia percezione, è emerso anche un certo un limite quasi culturale, ossia il fatto che l'impegno di questi sindacali sull'argomento è ancora troppo debole, secondo noi. Secondo noi dovrebbe essere più intenso, più pervasivo all'interno delle fila dei lavoratori, perché sono sindacati che comunque contano le tessere a migliaia, decine di migliaia, per cui un discorso più organico all'interno del corpo dei tesserati, degli associati, dei sindacalizzati con questi sindacati sarebbe importante. E soprattutto perché, e questo oggi non è emerso, è un po' far riflettere, ma considerato che oggi non abbiamo solo discusso in termini di virtuale o meno contrapposizione del servizio pubblico contro il privato. Che cosa significa? Perché noi ostinatamente difendiamo il servizio sanitario nazionale e non il pubblico inteso come il baraccone burocratico amministrativo della sanità? Perché il servizio sanitario nazionale rappresenta una quota di salario indiretto, di salario differito del mondo del lavoro, perché è sostenuto fondamentalmente
dalla fiscalità generale, in cui noi tutti, lavorando, essendo pensionati, cioè, versiamo la nostra bella quota per il suo sostentamento. Per cui quando voi leggete IRPEF, una quota più piccola dell'IRPEF, va già al Servizio Sanitario Nazionale, ma soprattutto l'addizionale regionale copre il 70% del budget della cosa, per cui quello è già il nostro salario. Il Servizio Sanitario Nazionale va diviso in quanto salario già estorto, per cui messo dentro la fiscalità generale, e che se viene o regalato ai privati o viene come mancato servizio fornito nell'ospitalizzazione, la cura, eccetera, significa che quello è salario tagliato. Il problema non sono i tagli alla sanità pubblica, in realtà il problema sono il travaso delle risorse di salario in quota profitto, perché la contrapposizione tra Servizio Sanitario Nazionale, privatizzazione o aziendalizzazione in tramonia, tutto quello che abbiamo detto, è che tu prendi quote importantissime di salario, stiamo parlando di miliardi di euro, travasi e le metti in quota profitto. Oggi c'era Pio Della Cuba che faceva quell'esempio molto calzante dei se paga, no? Cavolo, prima era 1.400, adesso ne prende 3.007, a differenza è quello spot, ridere. Oppure c'era l'altro esempio, forse Paola lo facevi tu stessa, dell'investimento di 78 milioni che poi diventano più di 20 milioni di rientro, mentre il pubblico mette 300 milioni e sarà capito, io non ho capito bene quanto invece gli entrava al pubblico. Questo significa che la difesa del Servizio Sanitario Nazionale è difesa di salario. E questo, soprattutto le organizzazioni sindacali, dentro il corpo sindacalizzato, lo devono far presente. Quando si mettono seduti e firmano, no, l'assistenza con l'assicurazione, l'assistenza, eccetera, devono spiegare però ai lavoratori che tu paghi due volte il servizio. Per cui il salario tuo va due volte fuori. Una volta lo paghi come IRPEF addizionale, l'altra volta lo paghi come assicurazione, che non è gratis, la paghi. E oltretutto gliela ripaghi, perché poi quando noi andiamo, mi devo spiegare, vado alla lista d'attesa, si allunga chilometricamente e vai dall'accreditato, dal convenzionato, che hai la percezione che tu in fondo paghi quanto il ticket. No, perché qua prestazione all'accreditato gliela paghi il triplo, il doppio, perché gliela ridà la fiscalità è generale. Questi discorsi all'interno della società, ma in particolar modo all'interno del corpo dei lavoratori e dei lavoratrici, va fatto, va intensificato, perché tutti vi sarete resi conto che questa consapevolezza non c'è. E allora si diceva, il problema sono le classi, è l'unica classe che non è consapevole, però è sempre la nostra. Per cui dovremmo, prima si domandava che dobbiamo fare, intanto moltiplichiamo gli sforzi per trasferire consapevolezza nei lavoratori e nelle lavoratrici. Questo andava di sottolinearlo perché oggi non è stato toccato, invece è un punto secondo noi centrale, che sta alla base del lavoro che ci impegniamo a fare sulla questione della salute e della sanità pubblica. La questione del finanziamento, vabbè, è stato già affrontato. Questa consapevolezza si riduce al fatto che l'apertura dell'ospedale di Cariati, come diceva il regista, encomiabile, e però trasmettiamo una consapevolezza proprio su questo punto, perché l'esempio di dire tu apri l'ospedale di Cariati, devi chiudere un altro, è perché non metti nell'equazione i soldi che vanno attivati, perché quello è il finanziamento del pubblico. Quando c'è un servizio sanitario che loro chiamano sistema, ma non a caso, che lavora 50 e 50 tra le spese sostenute, però il finanziatore fondamentalmente è quasi al 100% il Servizio Sanitario Nazionale, è lì che c'hai il primo finanziamento. E in questo senso non è tanto riformare semplicemente la fiscalità generale, è già interrompere il finanziamento dei privati. Significa che tu recuperi praticamente il doppio delle risorse che sono investite attualmente dentro il Servizio Sanitario Nazionale in termini pubblici. E vado un po' alla conclusione. Sulla questione del mutualismo ci avrà bisogno di un ulteriore approfondimento. Evidentemente esistono delle diverse visioni che probabilmente sono anche d'ordine generazionale e culturale. I giovani vedono la questione del mutualismo probabilmente suggestionati
da esperimenti e laboratori sociali storici, parlo del Chavas, parlo eventualmente del Kurdistan. A me, io quando parlo del mutualismo, mi viene il dottor Tempestilli di Villa Paradiso, il medico della muta che andava a procacciarsi la cosa, perché Terzilli è Messina Alberto Sordi, cioè la riforma dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale è stata la negazione delle mutue e del mutualismo, perché poi un attimo dire il mutualismo diventa un'altra volta il sistema dei mutui, che poi farà, durerà 20 anni e poi toccherà tutti noi ripagare perché i buchi saranno così grossi. Vado alle conclusioni. La proposta, ci incontriamoci, diamo continuità a questo tipo di confronto. Noi abbiamo le strutture, l'infrastruttura l'abbiamo iniziata un po' a costruire, in questo senso noi abbiamo deciso di stabilizzare un'assemblea nazionale virtuale ogni primo sabato del mese, a parte quello che diceva Edoardo per il mese di luglio, che proponiamo di farlo l'8 anziché l'1, e quello è un luogo di incontro dove tutti i presenti che si sono iscritti a Merisse possono partecipare sempre nelle stesse modalità, solo virtuali, e per cui vi invitiamo a partecipare a quel tipo di assemblee virtuali ogni primo sabato, eccetto agosto ovviamente che non ci sarà, ogni primo sabato di ogni mese. Dell'altro, appunto, c'è la questione dell'iscrizione alla mail list, per cui per ricevere tutte le informazioni, gli aggiornamenti, eventualmente il lavoro di rettifica della piattaforma che faremo attraverso Edoardo, in modo che la partecipazione e la comunicazione possa essere continua e non frammentaria, per cui non dirci ciao, ci vediamo al prossimo congresso, che ne so, sta tranno. No, cerchiamo di mantenere attivo la cosa e battiamo sul ferro, perché il ferro comunque va battuto. Questo è un problema fondamentale, quello della salute, probabilmente sottovalutato dopo un evento catastrofico come quello del Covid, che invece ha messo il problema della salute sulla bocca di tutte le famiglie, di tutta la popolazione, solo che per nostra debolezza il nemico di classe, e uso non a caso questa parola, ha utilizzato per rimettere a profitto tutta la baracca. Grazie. Grazie Antonio, sì, la presa mi sofferto.